Questi oggetti inquietanti sono chiamati quasar. Sono tra gli oggetti più luminosi e potenti dell'universo. Si nascondono nelle profondità dello spazio, consumando intere galassie con la loro fame insaziabile. Ma cosa sono i quasar? Da dove vengono? E soprattutto, sono pericolosi per noi? Scopriamolo! Immagina un buco nero supermassiccio, un mostro cosmico così enorme da poter inghiottire intere stelle e piegare il tessuto dello spazio-tempo. Di solito c'è un buco nero del genere al centro di ogni galassia. Questo include la nostra, la Via Lattea. Il nostro si chiama Sagittarius A asterisco. Sembra il nome di un bar hipster, ma in realtà è un corpo celeste terrificante, 4 milioni di volte più pesante del nostro Sole. Puoi persino vederlo online. Abbiamo scattato per la prima volta una foto di questo buco nero nel maggio 2022. Ma non preoccuparti, anche se è super massiccio, non ci inghiottirà presto. Questo buco nero è relativamente piccolo e troppo minuscolo per divorare un'intera galassia. È più come un aspirapolvere cosmico che risucchia stelle o gas che si avvicinano troppo. Ma ci sono buchi neri nel centro delle galassie che sono molto più pesanti e pericolosi del nostro. Possono pesare milioni o miliardi di volte più del nostro Sole. Ora immagina uno di questi mostri. Di solito sono circondati da un disco vorticoso e luminoso di gas e polvere, come l'acqua che scende in uno scarico. Si chiama disco di accrescimento ed è lì che avviene la magia dei quasar. Quando il materiale del disco di accrescimento cade verso il centro, si riscalda fino a milioni di gradi, rilasciando enormi quantità di energia sotto forma di radiazione. Ed è questa che osserviamo sotto forma di quasar. Quindi più materiale un buco nero riesce a consumare dal suo ambiente, più luminoso sarà il suo quasar. Questo è ciò che li rende così brillanti e potenti, facendoli splendere come fari nel cielo notturno. Immagina! Alcuni buchi neri possono effettivamente fare di intere galassie il loro pasto. Combina il loro appetito vorace con una radiazione intensa e otterrai uno spettacolo impressionante di potere cosmico. Non c'è da stupirsi se possiamo vederli anche se sono tra gli oggetti più distanti nell'universo. I quasar furono scoperti per caso alla fine degli anni 50. Gli astronomi stavano tranquillamente osservando il cielo quando, improvvisamente, si imbatterono in qualcosa di strano. Segnali radio che non avevano una fonte visibile. Entro il 1960 erano stati trovati centinaia di questi strani oggetti. Gli astronomi li chiamarono quasar, abbreviazione di sorgenti radio quasi stellari. Questi oggetti erano piccoli e lontani, ma la loro emissione energetica era immensa e difficile da spiegare. Alcuni pensavano che fossero nuovi tipi di stelle. Altri proponevano cose più stravaganti, come quasar composti di antimateria o che fossero la fine di un tunnel spazio-tempo. Ma tutte queste teorie furono scartate. Fu lo scienziato Martin Smith il primo a scoprire la verità. Tuttavia, molti astronomi non gli credettero. Smith dovette fare molto lavoro extra e raccogliere molte prove per dimostrare la sua teoria. E alla fine ce la fece. È così che abbiamo scoperto i quasar. Non ami anche tu il metodo scientifico? Da allora, gli astronomi sono stati affascinati da questi oggetti. Perché? Perché hanno qualità piuttosto inquietanti. Ad esempio, tendono a sfidare le leggi della fisica. Emettono oggetti di particelle che viaggiano a velocità vicino a quella della luce. Queste particelle si muovono così rapidamente che possono persino distorcere il tessuto dello spazio-tempo. Ma a volte ci aiutano a confermare le leggi della fisica. Immagina di guidare un'auto. Mentre guidi, gli oggetti nel finestrino posteriore iniziano a diventare sempre più piccoli, fino a scomparire completamente dalla vista. È esattamente quello che succede con i quasar, tranne per il fatto che si stanno allontanando da noi a velocità incredibili, fino al 90% della velocità della luce. Perché stanno facendo di tutto per scappare? In ogni caso, questo ci aiuta a confermare che l'universo si espande. Un'altra cosa inquietante sui quasar è che sono incredibilmente antichi. Alcuni risalgono addirittura al periodo in cui si formavano le galassie o alla nascita del nostro universo. Inoltre sono tra gli oggetti più distanti che possiamo osservare nell'universo. Alcuni si trovano a miliardi di anni luce da noi. Ciò significa che, quando osserviamo un quasar, stiamo effettivamente vedendo luce emessa miliardi di anni fa, quando l'universo era molto più giovane e diverso rispetto ad oggi. Ed è per questo che funzionano come capsule del tempo cosmiche. Studiarli ci dà uno sguardo sul passato più remoto. Le galassie sono come gigantesche città con stelle e pianeti che fungono da abitanti. Ma proprio come le città si evolvono nel tempo, anche le galassie subiscono cambiamenti con l'invecchiare. Ed è qui che entrano in gioco i quasar. Sono come gli urbanisti dell'universo. Modellano le galassie attraverso la loro potente influenza gravitazionale. Ingerendo le galassie e rilasciando intensa radiazione, possono innescare la formazione stellare e plasmare la struttura della galassia stessa. È come l'equivalente cosmico di uno chef o di un soffiatore di foglie. Scegli tu.
Ad esempio, prendiamo le fusioni galattiche. Immagina due enormi entità che si avvicinano, vorticano e girano l'una intorno all'altra. Man mano che si avvicinano, la loro forza gravitazionale diventa più forte e iniziano a fondersi in una nuova, più grande galassia. È un processo affascinante e drammatico che può durare milioni di anni. Tutto questo non avviene senza conseguenze. Il gas e la polvere all'interno delle galassie collidono, creando enormi onde d'urto che innescano la nascita di nuove stelle e persino di buchi neri supermassicci. Ecco dove entrano in gioco i quasar. Alcuni possono nascere da questi incontri galattici e, grazie a ciò, ci aiutano a studiare gli effetti di questo processo e l'evoluzione delle galassie nel tempo. Ma passiamo al divertimento. Per esempio, cosa pensi della lente gravitazionale? Ecco una cosa che sembra uscita da un film di fantascienza. Succede quando la gravità di un oggetto molto massiccio, come un quasar, piega il percorso della luce proveniente da un oggetto più distante, come una galassia, che si trova dietro di esso. È come avere una gigantesca lente di ingrandimento nello spazio. Quando combini un quasar con una lente gravitazionale, ottieni meraviglie cosmiche. Il risultato è un po' come uno specchio deformante in cui gli oggetti appaiono distorti e contorti in modi strani e ipnotici. La lente gravitazionale non è solo uno spettacolo, è anche uno strumento potente per gli astronomi per studiare la distribuzione della materia oscura e la struttura dell'universo. E non è tutto. Alcuni scienziati hanno proposto che i quasar potrebbero aiutarci a costruire la mappa dell'universo. Possono funzionare come enormi insegne al neon. Gira a sinistra al quasar e arriverai a destinazione. Sono come fari che ci aiutano a navigare nello spazio. Analizzando la luce proveniente dai diversi quasar, gli astronomi possono determinare le distanze tra essi e creare una mappa tridimensionale dell'universo. E la parte migliore? Sono disseminati in tutto l'universo. Ecco perché questa mappa cosmica può offrirci una visione completa dell'universo su una scala che prima era impensabile. Chi avrebbe mai immaginato che un gigantesco mangiagalassie potesse essere così utile? C'è ancora molto che non sappiamo riguardo a questi oggetti misteriosi. Nel 2007 un team di astronomi ha fatto una scoperta sorprendente, il primo vero quasar binario. In pratica due enormi quasar che orbitano l'uno attorno all'altro. E si nascondevano in piena vista. Per anni gli scienziati hanno saputo di questa fonte radio, ma non hanno mai realizzato che provenisse effettivamente da una coppia simile. Gli astronomi hanno anche stimato che questo duo abbia una massa di circa 100 miliardi di soli. Tuttavia, sono super distanti, a 12 miliardi di anni luce dal nostro pianeta blu. Nel complesso, i quasar sono un fenomeno affascinante che continua a sconcertare e a intrigare gli scienziati. Potrebbero anche essere i divoratori di galassie cosmici, ma svolgono un ruolo cruciale nella formazione e nell'evoluzione dell'universo. E chissà, forse un giorno diventeranno una delle chiavi per svelare i misteri del nostro. Avete sentito parlare di una stella di diamanti che potrebbe far impallidire tutte le ricchezze della Terra? O di stelle scintillanti con superfici fatte di ferro solido? Diamo un'occhiata a queste strane stelle e cerchiamo di svelare i loro misteri. C'è una stella nella costellazione del Centauro che è stata soprannominata Lucy in the Sky with Diamonds. Sì, ha preso il nome da una canzone dei Beatles, perché in fondo è una canzone dei Beatles. È stato scoperto che la stella ha un enorme diamante nel suo nucleo. Ora vi starete chiedendo quanto sia grande questo diamante. Ebbene, si stima che sia di circa 10 miliardi di trilioni di carati, ovvero un 1 seguito da 34 zeri. Per mettere questo dato in prospettiva, il diamante Hope, che è uno dei diamanti più grandi della Terra, è un misero 45,5 carati in confronto. Riuscite a immaginare le dimensioni dell'anello che potreste realizzare con questo diamante stellare? E ha la stessa massa del nostro Sole. Ma non lasciatevi entusiasmare dalla prospettiva di possedere questo diamante. Anche se foste Jeff Bezos, non potreste permettervelo. Secondo Ronald Winston, CEO di Harry Winston Inc., il diamante è così grande che probabilmente deprimerebbe il valore del mercato. Quindi dovrete accontentarvi di un anello di fidanzamento con diamante molto più piccolo. Una cosa interessante della stella di Lucy in the Sky with Diamonds è che è incredibilmente densa. Infatti ha la massa del Sole stipata in un oggetto che ha solo un terzo del diametro della Terra. È come cercare di far entrare un elefante in una scatola di scarpe. Eppure, nonostante le sue dimensioni massicce, è piuttosto freddo, con una temperatura del nucleo di soli 6.649 gradi centigradi. In confronto, la temperatura del nucleo del nostro Sole è di circa 14.999.982 gradi centigradi. Dalla scoperta di Lucy in the Sky with Diamonds sono state trovate molte altre stelle cristallizzate, alcune con cuori di diamanti grandi come la Terra.
Questo dimostra che l'universo è pieno di sorprese e non si sa mai che tipo di tesori si possono trovare nella vasta distesa dello spazio. E questa non è l'unica stella strana che abbiamo scoperto finora. Ci sono molte cose strane e inspiegabili nello spazio. Per esempio, prendiamo Vega. Vega, nota anche come Alfa Lyrae, è una stella luminosa situata nella costellazione della Lira. È una delle stelle più luminose del cielo notturno ed è facilmente visibile ad occhio nudo dalla maggior parte del mondo. A noi abitanti dell'emisfero settentrionale, Vega può sembrare una stella bella e luminosa, ma non sappiamo che nasconde un segreto. In realtà è piuttosto schiacciata. L'elevata velocità di rotazione di Vega ne determina il rigonfiamento all'equatore, come una sorta di pancia cosmica. Ruota una volta ogni 12,5 ore, che è piuttosto veloce per una stella, e getta materiale intorno alla sua linea di cintura. È quasi come se la stella facesse l'hula hoop. Questo materiale si trova più lontano dal centro della stella, quindi subisce una minore gravità e si raffredda e si scurisce, provocando un effetto di oscuramento gravitazionale. In pratica Vega è il peggior incubo di un guru del fitness cosmico, anche se per noi osservatori delle stelle sembra ancora rotonda perché la stiamo guardando dal polo terrestre. Tuttavia, se la vedessimo da un'altra angolazione, otterremmo una visione molto diversa, che potrebbe farci chiedere se Vega abbia mangiato di nascosto qualche ciambella cosmica alle nostre spalle. Sebbene si possa scherzare sulla sua circonferenza equatoriale, non si può negare che Vega sia ancora una delle stelle più luminose e affascinanti della nostra galassia. Ma se volete qualcosa di veramente luminoso, che ne dite di una supernova? Le supernove sono giganteschi boom spaziali che si verificano quando le stelle raggiungono la fine del loro ciclo vitale. È come il gran finale di uno spettacolo pirotecnico, ma su scala cosmica. In pochi secondi rilasciano più energia di quanta ne produca il nostro Sole in tutta la sua vita. E questo è esattamente ciò che è accaduto alla prossima stella del nostro spettacolo, questo oggetto celeste dallo strano nome, IPFT-14HLS. Ma c'è una fregatura. Non è una supernova come le altre. Anche se questa stella ha fatto un'esplosione nel 2014 e ha iniziato a spegnersi come al solito, di recente ha fatto un ritorno inaspettato e si è illuminata ancora una volta. Si tratta di un'entrata in scena stupefacente e, come se non bastasse, ha continuato a spegnersi e a illuminarsi per almeno 5 volte in totale, un po' come uno yo-yo. È come se la stella non riuscisse a decidere se rimanere luminosa o svanire nell'abisso. Inoltre, quando gli scienziati hanno misurato lo spettro della supernova, hanno scoperto che si stava evolvendo 10 volte più lentamente rispetto alle altre stelle. Forse si tratta di una supernova che vuole solo godersi i suoi anni d'oro. Tutto sommato, questo oggetto è un vero mistero. Ma questa non è l'unica stella che soffre della sindrome 2 in 1. A prima vista, Mai Camelopardalis sembra essere una stella abbastanza comune, ma dopo un'analisi più attenta, gli astronomi hanno concluso che in realtà si tratta di due stelle in una. Queste due stelle orbitano l'una intorno all'altra a oltre 600.000 miglia orarie. Si tratta di un sistema stellare binario di contatto, il che significa che le stelle sono così vicine da condividere un involucro comune. In altre parole, sono così vicine l'una all'altra che si stanno praticamente sbaciucchiando. Questi Romeo e Giulietta celesti sono una delle stelle binarie più massicce che si conoscano. Ciascuna di esse pesa singolarmente ben 32 e 38 masse solari, rispettivamente. Gli astronomi pensano anche che potrebbero essere sull'orlo di una fusione stellare, il che significa che un giorno potrebbero unirsi in una gigantesca superstella. Wow, chi avrebbe mai detto che lo spazio potesse essere così romantico? Ecco un altro nome lungo, HD 140-283, nota anche come stella di Matusalemme. Questo piccolo individuo nella costellazione della Bilancia è in circolazione da un po' di tempo, e con da un po' intendo dire da molto tempo. In effetti gli scienziati pensavano che fosse più vecchia dell'universo stesso. Immaginate se fosse vero, ma alla fine si è capito che in realtà ha circa 14,8 miliardi di anni, un'età pari a quella del nostro universo. È comunque impressionante. Questa stella è così vecchia che si ricorda della piccina Via Lattea. Ma nonostante ciò, questa stella ha ancora un po' di vita. Sta iniziando a espandersi in una gigante rossa, che è un po' come quando si raggiungono i 30 anni. A proposito di invecchiare bene, ma se tutte queste cose sono in qualche modo comprensibili, che ne dite di una stella che è stata letteralmente chiamata stella WTF dagli scienziati? Non sto scherzando, o almeno lo era, ora si chiama stella di Tabby. Ha anche un nome più scientifico, ma quello è un po' troppo impegnativo. Ma ciò che è davvero bizzarro di questa stella è il suo oscuramento irregolare. Per qualche motivo non brilla come una stella normale, ma lampeggia, come se qualcuno accendesse e spegnesse una torcia elettrica.
E non si tratta solo di un piccolo calo. Stiamo parlando di una diminuzione della luce fino al 22%. Quindi non è perché a volte viene bloccata da un pianeta o qualcosa del genere. Gli scienziati hanno trovato ogni sorta di spiegazione per questo strano comportamento, dalle comete alla polvere, fino addirittura a una megastruttura extraterrestre. Proprio così. Ma prima che la vostra immaginazione si scateni troppo, è importante notare che la spiegazione più probabile è la semplice polvere. Forse la stella è circondata da una specie di nube di polvere che a volte ci impedisce di vederla chiaramente. Sebbene questa spiegazione non sia ancora confermata al 100%, ci sono ancora molti misteri che circondano la stella di Tabby. Una cosa è certa, può essere un po' strana, ma è proprio questo che la rende così affascinante. Ecco, gente, siamo rimasti a bocca aperta di fronte all'incredibile diversità e stranezza del cosmo. C'è ancora molto da scoprire là fuori. Continuiamo a esplorare e a lasciarci stupire dalle meraviglie dell'universo. Sapevi che esiste un particolare oggetto astronomico in cui i concetti di tempo e spazio, come li conosciamo, si invertono? Ma cosa significa esattamente invertire spazio e tempo? Immagina di essere su una navicella spaziale e che questo veicolo possa muoversi solo in linea retta. Stai viaggiando verso una destinazione sconosciuta, puoi solo sperare che non sia qualcosa di drammatico. Nel frattempo sei circondato da un incredibile puzzle di eventi storici. Cosa potresti vedere? Uomini preistorici e dinosauri? La nascita dell'universo? Il futuro? Chi lo sa? Ecco come apparirebbe l'universo se invertissimo tempo e spazio. Teoricamente potremmo osservare la stessa cosa se cadessimo in un buco nero e riuscissimo in qualche modo a sopravvivere. Ma com'è possibile una cosa del genere? Immagina di disegnare una lampadina su un foglio di carta. Poi prendi un altro foglio e disegna il momento in cui si è accesa. In quell'attimo disegnerai solo un piccolo cerchio di luce. Un altro foglio, il cerchio di luce cresce. Diventa sempre più grande finché alla fine si trasforma in un cerchio enorme. Nella vita reale la lampadina si accende in un batter d'occhio perché la velocità della luce è la massima raggiungibile nell'universo. Ma qui, sui nostri disegni, abbiamo catturato la propagazione della luce fotogramma per fotogramma. Vediamo come nel corso del tempo la luce sia passata da un piccolo punto a un grande cerchio. Collegando questi cerchi otteniamo una forma riconoscibile. Abbiamo disegnato un cono di luce. Il tempo è l'asse centrale di questo cono. Perché? Perché la luce si trasforma da un piccolo punto in un grande cerchio nel corso del tempo. Per ricordarlo, disegniamo un vettore del tempo, una freccia all'interno del cono che punta verso il futuro. I cerchi rappresentano lo spazio, un'area dove è possibile muoversi in qualsiasi direzione. In alto, in basso, a zigzag e così via. Ma a prescindere dagli zigzag che tracciamo lungo la linea del tempo, il movimento è sempre in avanti. Non è possibile tornare indietro né fermare il tempo. Questo ci aiuta a definire il tempo e lo spazio. Il tempo è la direzione in cui è orientato il cono di luce, la direzione in cui si trova inevitabilmente il nostro futuro. Lo spazio è l'insieme delle direzioni perpendicolari alla linea del tempo. Ecco un grafico semplificato. Se si potesse applicare all'intero universo, il tempo scorrerebbe ovunque allo stesso modo. Tuttavia, se hai visto almeno qualche film di fantascienza, sai che non è così. Nella realtà, il tempo può fluire in modo irregolare. Ipotizziamo che ti stia rilassando vicino a un buco nero. Quelle che per te sarebbero 2 ore, per un tuo amico sulla Terra potrebbero essere 20 anni. Ma perché? Ora entra in gioco la gravità. Oh, conosco la gravità, è quella cosa che mi aiuta a stare a terra, avrai pensato. In realtà è molto, molto più complicato di così. La gravità è una delle forze fisiche fondamentali del nostro mondo ed è incredibilmente potente. È talmente potente che può distorcere lo spazio e il tempo. Può letteralmente influenzare la velocità del tempo. In che modo? Prendiamo in considerazione qualcosa di leggermente più grande di una lampadina, una supernova per esempio. Da qualche parte nell'universo una stella è appena esplosa. Come possiamo scoprirlo? Sappiamo che niente nell'universo viaggia più veloce della luce. Quindi ci accorgeremo della nascita di una supernova solo quando la vedremo, cioè solo quando il suo cono di luce crescerà abbastanza da raggiungere il nostro pianeta.
Ecco il cono di luce che cresce e cresce. Quando raggiunge il nostro pianeta, iniziano i problemi. La Terra è un pianeta molto massiccio, con una gravità piuttosto forte. A questo punto, cosa succede? La gravità cambia la direzione del cono di luce, attirandolo verso il centro del pianeta. Allo stesso tempo, anche la nostra freccia del tempo modifica il suo percorso. Più il cono di luce si avvicina a noi, più la freccia si piega e il tempo rallenta. Che cosa significa? Per esempio, che l'orologio sulla caviglia è in ritardo rispetto a quello sul polso, che la testa invecchia più velocemente delle gambe e che gli astronauti nell'orbita terrestre invecchiano un po' più lentamente delle persone sulla Terra. Questo è ciò che gli scienziati chiamano relatività generale. Interessante, ma cosa c'entra con il nostro argomento? Come possiamo capire cosa accadrebbe se scambiassimo spazio e tempo? Ci siamo quasi. Immagina un corpo cosmico con una gravità incredibilmente forte da essere in grado di piegare tanto il tempo e lo spazio da renderli intercambiabili. Stiamo parlando di un buco nero, un corpo celeste in grado di attrarre praticamente qualsiasi cosa al suo centro. Nessuna stella, nessun pianeta, nessuna luce può sfuggirgli. Supponiamo che il nostro cono di luce si avvicini al buco nero. Per prima cosa, il tempo comincia a piegarsi verso il centro dell'oggetto celeste, attratto dalla sua gravità. Ma la gravità è molto forte, quindi la distorsione è maggiore. Il tempo rallenta in maniera maggiore tanto più ci avviciniamo al centro. Alla fine, il cono di luce attraversa il confine del buco nero, il cosiddetto orizzonte degli eventi. A questo punto si è distorto a tal punto che ora punta letteralmente verso il basso. Possiamo dire che il tempo ha cambiato direzione. Il tempo punta verso il basso. Che razza di assurdità è questa? Ti starai chiedendo. Sarà più facile spiegarlo con un esempio reale. Immagina di essere un astronauta che ha deciso di saltare in un buco nero e che ci sia un osservatore a guardarti mentre lo fai. Per te, all'inizio, non cambia nulla. Guardi l'orologio, vedi che sono passati 5 minuti e tutto va bene. Ma per l'osservatore esterno? Prima di tutto, ti vedrà cadere nel buco nero per un tempo lunghissimo. Passeranno 50 anni e tu starai ancora cadendo. Non dimenticare che il tempo è rallentato. In secondo luogo, poiché anche lo spazio in prossimità del buco nero è distorto, l'osservatore ti vedrà cambiare forma. Ti allungherai come uno spaghetto. Questo è un termine scientifico, si chiama spaghettificazione. Finalmente attraversi l'orizzonte degli eventi. L'osservatore non ti vedrà più. La spiegazione è semplice. È impossibile per la luce uscire da un buco nero, quindi la tua immagine non raggiungerà l'osservatore. Ma torniamo a te. Una volta dentro, cosa succederebbe? Abbiamo detto che in questo momento la freccia del tempo punta al centro del buco nero. Ma cosa significa? Vuol dire che ora il centro del buco nero è il tuo futuro. Non si tratta di un luogo, ma di un destino che non è possibile cambiare. Qualsiasi sia stato il tuo punto di origine, questo universo, per te, non esiste più. Perché non stiamo più parlando di un luogo fisico, ma di un evento del passato e, poiché non si può tornare indietro nel tempo, non potrai mai più raggiungerlo. Ma quindi, cosa c'è intorno a te? Il caos. Raggi di luce che si muovono in tutte le direzioni. Questi raggi rappresentano gli eventi del passato, del futuro, del presente. Tutto questo si muove intorno a te. In realtà lo spazio e il tempo non si sono invertiti, ma è come se l'avessero fatto. In questo nuovo spazio ti potrai muovere solo in avanti, come lungo una linea retta, mentre il tempo, riflesso nei raggi di luce, ti circonda ovunque, muovendosi in tutte le direzioni possibili. Eccoci tornati all'inizio. Questo inquietante esempio ci aiuta a immaginare come ci si sentirebbe se il tempo e lo spazio si invertissero. Naturalmente possiamo solo ipotizzare uno scenario simile. L'idea stessa di un movimento in una direzione che non abbiamo scelto e del caos intorno a noi suona piuttosto spaventosa. Eppure sarebbe un'esperienza interessante. In effetti sembra un po' pericolosa. Allora vai tu per primo? Nessuno sentirà il tuo grido nello spazio. O qualcosa del genere. Tutti abbiamo sentito questa famosa e agghiacciante frase. Ed è effettivamente vera. Lo spazio consiste per la maggior parte in un gigantesco nulla. C'è molto spazio nello spazio.
ma questo non significa che non ci siano suoni. Anzi, ce ne sono molti, e alcuni di essi possono persino far rabbrividire. Diamo un'occhiata ai suoni spaziali più spaventosi. Prima di tutto, come si registrano i suoni cosmici? Il suono è solo la vibrazione delle molecole. Quando si urla, le molecole si spingono furiosamente l'una contro l'altra fino a raggiungere l'orecchio della persona a cui si sta urlando. A quel punto, queste vibrazioni vengono trasmesse al cervello e noi le riconosciamo come qualcosa per cui forse ci si deve scusare. In altre parole, per sentire qualcosa abbiamo bisogno di molecole. E qui le cose si complicano. Nello spazio non ce ne sono. L'intero universo è quasi completamente costituito dal vuoto, il nulla assoluto. Tuttavia, i maghi della NASA continuano a registrare i suoni spaziali in qualche modo. Come ci riescono? Il fatto è che ci sono alcuni tipi di onde che non si preoccupano delle molecole. Noi, gente comune, non possiamo percepirle senza dispositivi speciali. Queste onde includono, ad esempio, le onde radio. Abbiamo bisogno di una radio o di qualcosa di simile per riconoscerle. Ed è proprio questo che fanno i satelliti della NASA. Catturano onde radio casuali. Grazie al loro eroismo possiamo scoprire come suonano i diversi corpi cosmici. Questi satelliti registrano una varietà di onde, fluttuazioni di plasmi, campi magnetici e altre cose. E poi gli scienziati della NASA trasformano tutto questo in normali colonne sonore. E alcuni di essi sembrano piuttosto spaventosi, per usare un eufemismo. Prendiamo ad esempio il nostro campo magnetico. Circonda il nostro pianeta come uno scudo invisibile, proteggendoci da ogni sorta di cattiveria, come le radiazioni o i venti solari. Allo stesso tempo, però, non possiamo né vederlo, né sentirlo, né... Ups, l'ultima è superata! Gli scienziati della Technical University of Denmark hanno preso le onde magnetiche registrate dal satellite Swarm dell'ESA. Le hanno convertite in una traccia audio e hanno ottenuto un risultato piuttosto inquietante. A dire il vero, sembra più un'entità che vi perseguita nel cuore della notte. E se ricordate le mappe del campo magnetico terrestre, vi sembrerà di sentire un ragno che striscia nelle vicinanze. Brrr! E questo non è il primo suono strano che abbiamo captato sulla Terra. Di recente abbiamo captato un'altra strana emissione radio proveniente dallo spazio. Gli scienziati hanno scoperto che il segnale ripetuto proveniva da un luogo molto lontano, miliardi di anni luce da noi. Di solito queste raffiche radio veloci non durano più di qualche millisecondo, ma questa era unica. È durata circa 3 secondi, in pratica migliaia di volte più a lungo del solito. E allo stesso tempo il segnale era molto preciso, tanto che gli scienziati lo hanno addirittura paragonato a un battito cardiaco. Gli scienziati ritengono che questo segnale sia causato dalle pulsar o dalle stelle di neutroni. Una volta Nikola Tesla ha captato qualcosa di simile. Ma, sfortunatamente, a quel tempo non si conoscevano cose come le pulsar. Quindi Tesla era sicuro di aver captato un messaggio da qualche vita extraterrestre. Peccato che la verità si sia rivelata molto più noiosa. Ma passiamo dalla Terra alla Luna. Nel 1969, gli astronauti della missione Apollo 10, la navicella che effettuò l'ultimo volo di prova sulla Luna, passarono davanti alla sua superficie e poi captarono alcuni strani segnali provenienti dal suo lato oscuro, quello che non vediamo mai perché la Luna è agganciata a noi. Il suono era così strano che gli astronauti non erano nemmeno sicuri di doverlo riferire alla NASA. Temevano di non essere presi sul serio e forse di non poter partecipare alle prossime missioni spaziali. Ecco cosa sembrava. Ma, secondo la NASA, non si tratta affatto di un'inquietante musica extraterrestre. Potrebbe trattarsi solo di onde radio che si sono influenzate a vicenda a causa della loro vicinanza. Anche se gli astronauti che l'hanno sentita per la prima volta probabilmente si sono sentiti un po' spaventati. Passiamo agli altri pianeti. 40 anni fa gli scienziati hanno esplorato attivamente la superficie di Venere. Vi inviarono ben 10 sonde che dovevano catturare riprese audio e video dalla superficie.
Ora sappiamo come suona Venere, che potrebbe facilmente distruggerci ad ogni tentativo di avvicinarsi ad esso. Orribile. E non ci si aspetterebbe altro dal pianeta più pericoloso del Sistema Solare. Sfortunatamente, Venere è ancora più tossico dell'utente medio di Twitter, quindi queste sonde non sono durate a lungo. Sono arrivate eroicamente su un pianeta e si sono presto guastate. Il prossimo è Giove. Questo gigante dello spazio, 11 volte più grande della Terra, non manca mai di spaventarci. Una delle sonde della NASA, Juno, vola intorno a Giove ogni poche settimane. La sonda si muove a una velocità impressionante, 209.214 km all'ora. Un giorno, Juno captò uno dei segnali invisibili più forti che avesse mai incontrato. Era il punto in cui il vento solare impazzito entrava in conflitto con il campo magnetico di Giove. Sembrava un boom cosmico. Il suono originale durava 2 ore, ma è stato compresso a pochi secondi. In realtà sembra più la collisione di un'onda marina con uno scoglio. Ma in termini di orrore, Giove, sorprendentemente, perde contro una delle sue piccole lune, Ganimede. Nel 2021 la sonda spaziale Galileo ha sorvolato Ganimede e durante il volo ha ricevuto una registrazione piuttosto strana. Questi suoni sono radiazioni satellitari. Non è chiaro se si tratti di un'accogliente giornata di sole nella giungla o di migliaia di pipistrelli che vi aspettano nella notte. Il prossimo è Saturno. Questo segnale è stato captato dalla stazione interplanetaria automatica Cassini-Huygens, lanciata nello spazio nel 1997. Sorvolando Saturno, Cassini ha registrato un suono piuttosto spaventoso. Questo grido terrificante di migliaia di anime è in realtà solo un'onda radio. Non sono molto diverse da quelle emesse dalle aurore sulla Terra. Poco dopo, la Cassini ha ricevuto un'altra registrazione. I suoni prodotti dai fulmini e dai temporali su Saturno hanno un suono piuttosto interessante. Sembrano più popcorn che scoppiano o un contatore Geiger, vero? Ma è solo perché questi fulmini hanno una frequenza pazzesca. Passiamo dal Sistema Solare allo spazio esterno. Il famoso Voyager 1 è stato lanciato nel 1977 e continua a inviarci dati anche 40 anni dopo il suo lancio. Nel 2012 ha lasciato il Sistema Solare ed è entrato nello spazio interstellare. E mentre abbandonava la sua casa, il Voyager 1 ha rilevato il suono delle onde di plasma. La registrazione originale è durata 7 mesi. Ma, fortunatamente, gli scienziati si sono dispiaciuti per noi e l'hanno ridotta a 12 secondi. Non mi sembra molto inquietante. O forse sì. E anche se sembra che niente possa battere gli orrori di Saturno, concludiamo questo torneo con uno degli oggetti più spaventosi dell'universo, un buco nero. Questo suono è stato registrato dal telescopio spaziale Chandra. Studiando un ammasso di galassie nella costellazione di Perseo, hanno scoperto qualcosa di strano. Alcuni movimenti ondulatori appaiono dal centro dell'ammasso. Si diffondono in tutte le direzioni come cerchi sull'acqua. Gli scienziati hanno ipotizzato che ciò sia stato causato da un buco nero supermassiccio. Il fatto è che i buchi neri non sempre divorano completamente gli oggetti spaziali. A volte li sputano fuori. Questo provoca vibrazioni dei gas che possiamo convertire in colonne sonore. La cosa interessante è che l'oscillazione di ciascuna di queste onde dura circa 10 milioni di anni. State solo ascoltando una registrazione molto accelerata. Gli scienziati hanno ridotto il ritardo tra le oscillazioni di circa 144 quadrilioni di volte. Quindi ascoltiamo. Questo è probabilmente il suono più inquietante dell'intero elenco. Niente di troppo forte o selvaggio, ma c'è qualcosa di oscuro e inquietante. Questi sono i suoni spaziali più spaventosi catturati dalla NASA. A dire il vero, la maggior parte di essi ha un suono inquietante semplicemente perché si tratta di onde radio, ma è comunque divertente spaventarsi ogni tanto. Guardando foto scattate dalle navicelle spaziali o dalla Stazione Spaziale Internazionale che mostrano oggetti illuminati dal Sole, come la Terra o la Luna, penserai che c'è qualcosa che non va.
Lo spazio sembra così vuoto. Nessun cielo notturno pieno di stelle. Sarebbe noiosissimo andare a vedere le stelle nello spazio, perché il cielo è sempre nero. Di giorno, il cielo che vediamo dal nostro pianeta è blu per via della diffusione della luce. Succede quando la luce del sole attraversa l'atmosfera. Ma se fossi sulla Luna o da qualche altra parte nello spazio, non ci sarebbe l'atmosfera a diffondere la luce. Ecco perché il cielo sembrerebbe sempre nero. Ma ciò non significa che non sia luminoso. Se guardassi fuori dalla stazione spaziale, vedresti esattamente la stessa quantità di luce diretta del sole che vedi dalla finestra del tuo appartamento in una giornata senza nuvole, forse anche di più. Se fai una foto in una giornata assolata, sicuramente usi un'esposizione corta, con un diaframma quasi del tutto chiuso. In questo modo, solo un piccolo raggio di luce entra nella fotocamera. Allo stesso modo, le nostre pupille si contraggono al sole per proteggersi dalla troppa luce. E poiché nello spazio la luminosità è la stessa, il processo è identico anche lì, quando si fanno foto di oggetti illuminati. Usando un'esposizione corta, puoi ottenere delle buone foto luminose della Terra e della superficie lunare. Ma non si vedranno stelle nella foto. Anche lassù le stelle sono relativamente poco luminose. Non emettono abbastanza luce per comparire in foto scattate con queste impostazioni. Il nostro pianeta ha un cielo blu che si tinge lentamente di una meravigliosa tonalità arancio-rossa al tramonto e all'alba. Ma se ti capitasse di osservare un tramonto da Marte, dovresti aspettarti il contrario, un cielo arancio-bruno di giorno che diventa blu al tramonto. Prima di tutto, Marte è molto più lontano dal Sole del nostro pianeta. Quindi, se guardi il Sole dalla superficie di Marte, ovviamente sarà più tenue e piccolo. E non solo. Il sole che si vede da Marte è solo un puntino blu e bianco circondato da un alone blu. L'atmosfera rarefatta del pianeta rosso contiene grandi particelle di polvere. Creano un effetto chiamato diffusione di Mai, che ha luogo quando il diametro delle particelle nell'atmosfera è quasi lo stesso della lunghezza d'onda della luce. Per questo la luce rossa dei raggi solari viene respinta. E quindi su Marte solo la luce blu raggiunge i nostri occhi. Come mai la Terra non ha anelli? Tutti i giganti gassosi del Sistema Solare, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, hanno degli anelli, mentre i pianeti rocciosi, Mercurio, Venere, Terra e Marte, no. Ci sono due teorie su come si formano gli anelli attorno ai pianeti. Potrebbe esserci ancora tanto materiale residuo che risale all'epoca in cui i pianeti si sono formati. Oppure potrebbero essere i resti di una Luna distrutta da una collisione con qualche corpo spaziale o spezzata dalla forza gravitazionale del pianeta più vicino. I giganti di gas si sono formati nell'area più esterna del Sistema Solare, mentre tutti i pianeti rocciosi sono nell'area più interna. È probabile che i pianeti interni fossero più protetti da possibili collisioni che avrebbero dato origine agli anelli. Inoltre, i pianeti più grandi hanno una gravità più forte. Ciò significa che sono in grado di mantenere gli anelli stabili dopo che si sono formati. Alcuni esperti credono che anche la Terra avesse un sistema di anelli molto tempo fa. Un oggetto della grandezza di Marte avrebbe colliso con il nostro pianeta, creando un anello denso di detriti. Altri pensano che questi detriti non abbiano formato un anello, ma che abbiano creato quella che oggi chiamiamo Luna. C'è probabilmente un pianeta gigante nascosto alle estremità del Sistema Solare, molto più in là di Nettuno. Gli scienziati chiamano questo misterioso ipotetico mondo pianeta 9. Se esistesse davvero, probabilmente sarebbe simile a Urano o Nettuno e 10 volte più grande del nostro pianeta. Ruoterebbe forse intorno al Sole, ma nelle zone esterne del Sistema Solare, circa 20 volte più lontano di Nettuno. Secondo un'altra teoria interessante, il pianeta 9 potrebbe essere un buco nero grande come un pompelmo, che deforma lo spazio proprio come un grande pianeta. Anche se prima pensavamo che fosse rara nello spazio, l'acqua esiste in tutto il Sistema Solare. Per esempio, spesso si trova negli asteroidi e nelle comete. E anche nei crateri della Luna e di Mercurio. Ancora non sappiamo se ce n'è abbastanza da supportare delle eventuali colonie umane. Ma c'è decisamente dell'acqua là fuori. Anche su Marte si trova dell'acqua, ai poli, e per la maggior parte raccolta in strati di ghiaccio che si trovano sotto la polverosa superficie del pianeta. Anche Europa, la luna di Giove, ha dell'acqua ed è la candidata più probabile a ospitare vita fuori dalla Terra. Esiste probabilmente un intero oceano di acqua liquida sotto la sua superficie ghiacciata. Potrebbe addirittura contenere due volte l'acqua degli oceani terrestri.
Nettuno è sorprendentemente caldo, anche se si trova 30 volte più lontano dal Sole del nostro pianeta e riceve meno luce e calore. Ma irradia comunque più calore di quanto ne riceve. La sua atmosfera è molto attiva, più di quanto ci si aspetti, specialmente rispetto al vicino Urano. Entrambi questi pianeti emettono la stessa quantità di calore, anche se Urano è più vicino al Sole. Nessuno sa perché. Su Nettuno ci sono venti molto forti che possono raggiungere i 2400 km orari. Saranno i venti a produrre questo calore? O il nucleo del pianeta? O la sua forza gravitazionale? C'è un mostruoso buco nero che sfreccia nello spazio alla velocità di 8 milioni di chilometri all'ora. Gli scienziati lo hanno localizzato con il telescopio spaziale Hubble. Hanno stimato il suo peso attorno a quello di un miliardo di soli e ritenevano si trovasse al centro della sua galassia. Ma alcune forze gravitazionali lo stanno spostando. A un certo punto lascerà la sua galassia e continuerà a vagare nell'universo. Per fortuna è ancora a 8 miliardi di anni lontano da noi. Le tempeste solari sono così potenti che potrebbero lasciarci al buio completo. Nel luglio del 2012, la più forte tempesta solare in 150 anni ha mancato la Terra di poco. L'espulsione di massa coronale consiste in grandi bolle di gas ionizzato. Queste sfrecciarono nella nostra orbita. Se fossimo stati nel loro mirino, ci avrebbero colpito di sicuro. La materia solare che sfrecciava verso la Terra avrebbe danneggiato i computer e causato interruzioni di corrente che sarebbero durate mesi. Un'inattesa tempesta solare ha colpito la Terra il 25 giugno 2022. Un fotografo è riuscito a catturare le incredibili aurore luminose nel cielo di Calgary, in Canada, durate 5 minuti. Erano causate dalla tempesta. Le stelle vampiro esistono davvero. Sono parte di un sistema stellare binario e sono in grado di succhiare letteralmente la vita dell'altra stella. Lo fanno per brillare per un periodo più lungo. Funziona così. Una stella più piccola, con una massa minore, ruba l'idrogeno alla sorella per aumentare la propria massa. Poi la stella vampiro diventa più calda. Inoltre cambia colore e diventa di un blu elettrico. Così sembra più giovane. Il colore dell'universo è soprannominato latte cosmico. La luce che proviene dalle galassie, dalle stelle e dalle nuvole di gas e polvere nell'universo che conosciamo ha un colore specifico. È una tinta avorio che si avvicina molto al bianco. L'universo ci appare di questo colore perché ci sono più aree che si colorano di luce verde, gialla e rossa rispetto a quelle che emettono il blu. Il Sole è una stella di media grandezza, eppure potrebbe contenere 1.300.000 terre. È anche 333.000 volte più pesante del nostro pianeta. La NASA ha tradotto le onde radio delle atmosfere dei pianeti in suoni udibili. È così che gli astronomi hanno scoperto che Nettuno emette un suono che somiglia alle onde dell'oceano, Giove al rumore che senti sott'acqua e Saturno alla musica di sottofondo di un film dell'orrore. Qui sulla Terra, è tutto jazz. No, me lo sono inventato. La superficie del Sole è rovente, ma un fulmine è 5 volte più caldo. La Terra viene colpita da 100 fulmini al secondo, ovvero 8 milioni di fulmini al giorno e circa 3 miliardi all'anno. Scioccante. Se un giorno riuscissi ad andare sulla Luna e vedessi delle impronte fresche, non significherebbe che c'è qualcuno lì insieme a te. Impronte e segni simili possono durare anche milioni di anni sulla Luna, perché questa non ha un'atmosfera. Non ci sono venti, nemmeno una leggera brezza a cancellarli. Gli astronomi hanno trovato il buco più grande dell'universo. È il vuoto gigante che si estende per 1 miliardo di anni luce. L'hanno trovato per caso. Uno dei membri del team di ricerca era un po' annoiato e voleva controllare cosa stesse succedendo in un punto freddo. Si tratta di un'anomalia nella mappa della radiazione cosmica di fondo, o CMB in inglese. È un debole bagliore di luce che giunge fino al nostro pianeta da diverse direzioni e riempie l'universo. Attraversa lo spazio da quasi 14 miliardi di anni ed è il bagliore residuo del Big Bang. Dunque, cadi al centro di un buco nero e ti prepari per una triste fine. Non per forza. Cadere in un buco nero non distruggerà necessariamente te o la tua astronave. Ma per sopravvivere devi scegliere un buco nero grande. Se cadi in uno piccolo, il suo orizzonte degli eventi sarà troppo stretto
e a ogni centimetro percorso la gravità aumenterà. Quindi, se tendessi il braccio in avanti, sulle dita la gravità sarebbe molto più forte che sul gomito. La tua mano quindi si allungherebbe e sentiresti un certo disagio. Più che un disagio, a dire il vero. Le cose cambiano se cadi in un buco nero supermassiccio, come quelli al centro delle galassie. Possono essere milioni di volte più pesanti del Sole. Il loro orizzonte degli eventi è ampio e la gravità non cambia così rapidamente. Quindi la forza che sentiresti sulle gambe e sulla testa sarebbe più o meno la stessa e potresti arrivare fino al suo centro. E questo mito è sfatato. Se dovessi guardare un film toccante nello spazio e iniziassi a piangere, non scenderebbe alcuna lacrima. Si raccoglierebbero intorno agli occhi. Questi sarebbero troppo secchi e sentiresti solo bruciore. Qualsiasi liquido esposto sul tuo corpo evaporerebbe, compresa la parte esposta della lingua. A proposito di bruciore, nello spazio non può esserci fuoco. Il fuoco può propagarsi solo quando c'è ossigeno e poiché nello spazio non c'è, beh. Una volta esplose, le stelle non dovrebbero tornare in vita. Ma alcune in qualche modo sono sopravvissute all'esplosione da supernove. Queste stelle zombie sono piuttosto rare. Gli scienziati ne hanno trovata una davvero grande, chiamata LP40365. È una nana bianca parzialmente bruciata. Una nana bianca è una stella che ha bruciato tutto il suo idrogeno, che in precedenza era il suo combustibile. In questo caso l'esplosione finale è stata troppo debole, non abbastanza potente da distruggere l'intera stella. È come se una stella volesse esplodere ma non ci riuscisse, motivo per cui una parte sopravvive. Se mai dovessi andare nello spazio, non toglierti la tuta spaziale, a meno che tu non sia dentro un'astronave. L'aria nei polmoni si espanderebbe, così come l'ossigeno nel corpo. Ti gonfieresti come un palloncino, il doppio delle tue dimensioni normali. Fortunatamente però, la pelle sarebbe abbastanza elastica da tenerti insieme, quindi non esploderesti. Quando qualcosa entra in un buco nero, cambia forma e si allunga, proprio come uno spaghetto. Ciò accade perché la forza gravitazionale allunga l'oggetto in una certa direzione, ma allo stesso tempo lo comprime in un'altra. A proposito, un buco nero grande quanto un atomo ha la massa pari a una montagna molto grande. Ce n'è uno al centro della Via Lattea, chiamato Sagittarius A. Ha una massa uguale a miliardi di soli, ma fortunatamente è molto lontano da noi. Se urlassi su un asteroide, non saresti mai in grado di sentirlo. Sì, nei film si sente il rumore delle astronavi e delle battaglie nello spazio, ma è tutto finto. Il suono è un'onda che si diffonde a causa delle molecole che vibrano. Una persona batte le mani a pochi metri da te. L'onda sonora inizia a spingere la prima molecola d'aria accanto all'applauso, poi la seconda, la terza e così via, finché l'onda non raggiunge l'orecchio. Quindi, per diffondere il suono, abbiamo bisogno di molecole come l'aria o l'acqua. Nella nostra atmosfera le onde sonore si diffondono, ma lo spazio è un vuoto. Non c'è niente. Puoi battere forte le mani, ma non ci saranno molecole a vibrare e a trasportare quel suono. Per portare avanti una conversazione avresti bisogno di una radio o di ottime capacità di lettura labiale. I meteoroidi orbitano attorno al Sole, mentre la maggior parte dei detriti artificiali orbita attorno al nostro pianeta. Abbiamo lanciato nello spazio quasi 9.000 veicoli spaziali, dai satelliti ai razzi. Anche i pezzi più piccoli possono danneggiare un veicolo spaziale a velocità elevate. Galassie, pianeti, comete, asteroidi, stelle e corpi spaziali sono ciò che effettivamente vediamo nello spazio, ma occupano meno del 5% dell'universo. La materia oscura, uno dei più grandi misteri dello spazio, è il nome che usiamo per tutta la massa dell'universo non ancora visibile. E ce n'è molta, potrebbe costituire il 25% dell'universo. L'energia oscura costituisce l'altro 70% dell'universo. Il totale è 100, giusto? Ora diamo un'occhiata alla Luna. Ci guarda sempre da un solo lato. Ciò significa che la Luna ha un lato oscuro e che i raggi del Sole non ci arrivano mai. Falso. Il punto è che la Luna è in rotazione sincrona con la Terra. La Luna ha sia giorni che notti, è solo che la sua rotazione è perfettamente allineata con la rotazione terrestre. Quindi, ogni volta che guardi la Luna, ne vedi solo un lato. E visto che il Sole batte anche sul lato oscuro, dovremmo chiamarlo lato lontano, piuttosto che oscuro. Abbiamo anche delle foto di questo lato. Lì c'è uno dei più grandi crateri del nostro intero sistema solare.
il bacino Polo Sud Aitken. È largo quanto due volte il Texas. Wow! Un mito che si è rivelato falso affermava che non siamo mai stati davvero sulla Luna. Questa è la tuta spaziale originale dei primi astronauti che ci sono stati. Guarda la suola della scarpa. Alcune persone affermano che non avrebbe potuto lasciare un'impronta simile. In realtà è possibile. Sulla Luna gli astronauti indossavano un altro paio di stivali sopra le tute e queste suole corrispondono perfettamente alle impronte sulla Luna. Gli astronauti non ne avevano più bisogno quando hanno lasciato la Luna e li hanno lanciati alla fine della passeggiata lunare. Hanno lasciato anche un sacco di altre cose lì. Hanno persino lanciato i braccioli dei sedili del modulo lunare per ridurne il peso. Contando tutte le missioni lunari Apollo, il peso totale dei rifiuti sulla Luna è di circa 187 tonnellate, inclusi diversi rover lunari, detriti di veicoli spaziali, 6 moduli lunari e altre attrezzature. È quanto 3 Boeing 737. Un altro mito sul Sole è che è giallo. Ora ti manderemo nello spazio. Guarda fuori dal finestrino e... è bianco! Il Sole ci appare giallo perché viene filtrato dalla nostra atmosfera. La composizione dell'aria e il suo spessore distorcono la sua luce. Ma le stelle sono di diversi colori. Le stelle più fredde hanno colori che variano dall'arancione al rosso brillante. Queste sono solitamente stelle molto antiche, più vecchie del nostro Sole. Le stelle giovani sono molto calde e blu brillante. Il Sole è nel mezzo di questo spettro. Oh, un altro mito sugli asteroidi. Stiamo superando l'orbita di Marte. Wow, siamo nella fascia di asteroidi e dobbiamo schivare rocce giganti e blocchi di ghiaccio. Ci sono dense nubi di asteroidi. Non è vero. Il fatto è che lo spazio è talmente vasto che le distanze sono incredibili. Tutte le rocce e i detriti nella fascia degli asteroidi rappresentano solo il 4% del peso della Luna. Quindi non ce ne sono così tanti. Per comprendere la dimensione del vuoto nello spazio, osserva la collisione di due galassie. Ci sono miliardi di stelle in ognuna di esse. E anche se si avvicinassero, è improbabile che si verifichino delle collisioni. È normale che i pianeti siano un pochino inclinati di lato. La Terra è inclinata ad un angolo di 23 gradi. Ecco perché abbiamo le stagioni. È estate quando la parte in cui ti trovi è più vicina al Sole. Funziona anche al contrario, è inverno quando sei più lontano dal Sole. Ma Urano è inclinato più del normale. Si trova ad un angolo di 98 gradi e questa angolazione ha un enorme effetto sulle sue stagioni. Ogni stagione su Urano dura 21 anni. Qualcosa a cui pensare la prossima volta che ci lamentiamo che l'inverno dura molto. Qui sulla Terra misuriamo le distanze in minuti e ore, a volte anche giorni. Ci vogliono 10 minuti per raggiungere a piedi la casa del tuo migliore amico e 15 minuti per raggiungere il tuo bar preferito in auto. Ma nello spazio è diverso. È vasto, il che significa che misuriamo quanto tempo ci vuole per arrivare a un certo punto in anni o, nella maggior parte dei casi, anni luce. Quindi, se volessi raggiungere a piedi la Luna, ti ci vorrebbero 9 anni per coprire 385.000 chilometri. O magari ti piacerebbe fare un giro fino alla vicina stella Proxima Centauri. Beh, se andassi in auto a una velocità costante di 113 km orari, ci arriveresti in circa 356 miliardi di ore, o circa 40,5 milioni di anni. Fidati, dopo 20 milioni di anni saresti già stufo. Marte contiene la più grande valle che abbiamo scoperto finora. È composta di un canyon impressionante lungo ben 4.000 km. È 5 volte più lungo del Grand Canyon. I ricercatori lo hanno individuato per la prima volta negli anni 70. Una serie di vulcani situato sull'altro lato della cresta del canyon ha probabilmente contribuito a formare questa valle. Non abbiamo ancora scoperto un pianeta completamente fatto di diamanti, ma su alcuni pianeti, piovono diamanti. Su Giove e Saturno, i due giganti gassosi del nostro sistema solare, i temporali trasformano il metallo in fuliggine, che è in pratica carbonio. La fuliggine cade e si trasforma in grafite. Poi la grafite si trasforma in diamanti del diametro di circa un centimetro. Prima di iniziare a pensare di organizzare un viaggio per raccogliere questi diamanti, sappi che non durano per molto. Dopo aver raggiunto il nucleo del pianeta si sciolgono. Hai mai notato che quando guardi le stelle per due notti di seguito alla stessa ora, diciamo alle 21, le stelle rimangono nello stesso posto, ma la Luna no? Ci sono due ragioni. Innanzitutto dipende dall'ora in cui osservi le stelle. Ad esempio, se esci alle 20 e il giorno dopo alle 23, vedresti la Luna in due posizioni abbastanza diverse. In questo caso anche le stelle occupano posti diversi nel cielo, poiché il nostro pianeta è in continuo movimento.
Come sai, ci vogliono 24 ore per fare un giro completo. Ciò significa che, dal nostro punto di vista, sembra che sia il cielo a muovere intorno a noi una volta ogni 24 ore. Allo stesso modo, il sole cambia posizione, sorgendo e tramontando ogni singolo giorno. Quindi, se uscissi due notti di seguito alla stessa ora, nella maggior parte dei casi, dovresti aspettare mezz'ora o più finché la luna non torni nella stessa posizione della notte prima. Le stelle sono praticamente ferme, sembra che si muovano, ma è solo perché la Terra sta girando. Ma la Luna si sta effettivamente muovendo intorno al nostro pianeta e attraversa diverse fasi. Ad esempio, la Luna nuova è quando non si vede affatto nel cielo. La Luna piena è invece quando il suo lato diurno è rivolto verso la Terra. E ci vuole circa un mese per completare un giro intorno alla Terra. Forse saresti più fortunato in una spedizione di raccolta di diamanti sul prossimo pianeta, a 40 milioni di anni luce dalla Terra. Gli scienziati chiamano 55 Cancri una superterra. Una superterra è generalmente un pianeta molto più grande del nostro. Infatti, questo pianeta è grande il doppio della Terra. È così vicino alla sua stella che compie un giro completo intorno ad essa in meno di 18 ore, il che significa che un anno è piuttosto breve. Dal momento che è così vicino alla sua stella, la temperatura sale fino a ben 2700 gradi centigradi. A causa del calore, in combinazione con la sua densità, gli scienziati credono che il nucleo sia fatto di carbonio e si trovi sotto forma di grafite e diamanti. Oltre 10 anni fa, gli astronomi hanno scoperto un'enorme nuvola di vapore acqueo. È a 12 miliardi di anni luce dal nostro pianeta natale. Questa nuvola è la più grande fonte d'acqua che conosciamo. È anche la più antica, risalente a quando l'universo aveva solo 1,6 miliardi di anni. Ora ha 13,8 miliardi di anni. Amico, se solo avessi messo da parte dei buoni fruttiferi 12 miliardi di anni fa, oggi avrei un bel po' di soldi. Ma allora io non c'ero. Comunque sia, questa nuvola è così grande che contiene 140 trilioni di acqua, la quantità di acqua in tutti gli oceani del nostro pianeta. E questa nuvola alimenta un buco nero. Potrebbe anche contenere abbastanza gas, tipo il monossido di carbonio, per far crescere il buco nero fino a 6 volte la sua grandezza attuale. La temperatura media sul nostro pianeta è di circa 14 gradi centigradi, e la temperatura più alta mai misurata è stata di 57 gradi centigradi. Caldo, eh? Beh, su Venere può raggiungere i 482 gradi centigradi, il che lo rende il pianeta più caldo del nostro sistema solare. E non è comunque abbastanza caldo per fondere l'acciaio. Dovrebbe essere oltre 1370 gradi centigradi, ma fa abbastanza caldo da sciogliere il piombo. E fa troppo caldo per sostenere la vita, almeno in nessuna forma che conosciamo noi. Venere non è nemmeno il pianeta più vicino al Sole, è Mercurio. Ma ha un'atmosfera superdensa che intrappola tutti i gas serra. È come se ti coprissi con una coperta calda in piena estate. Siamo abituati a vedere vulcani che emettono lava calda fusa. Dopotutto è quello che fanno qui sulla Terra. Ma nello spazio i vulcani tendono a vomitare metano, acqua o ammoniaca. E questi materiali si congelano mentre eruttano, trasformandosi in vapore ghiacciato, chiamato anche neve vulcanica. Questi vulcani si chiamano criovulcani. Puoi trovarli sulle lune di Giove, Io ed Europa, sulla luna di Saturno, Titano e Plutone. Questi vulcani sono particolarmente attivi su Io, dove sono presenti centinaia di pennacchi. I veicoli della NASA hanno persino catturato alcune eruzioni in tempo reale e i pennacchi di vapore congelati si estendevano per circa 400 chilometri. A proposito, hanno appena scoperto un'altra luna intorno a Giove, che un giorno potrebbe essere davvero un'ottima fonte per l'agricoltura. Si chiama Iaiao. Cosa succede esattamente alla luce dopo che scompare all'interno di un buco nero? Il fotone è una particella di luce. L'orizzonte degli eventi è il confine del buco nero stesso. E quando qualcosa, diciamo un fotone, attraversa la linea ed entra in questo confine, non può più scappare. Ma non significa che un buco nero l'abbia distrutto. Attira rapidamente il fotone verso il suo centro, dove una massa enorme è stipata in uno spazio infinitamente piccolo. Ma non siamo sicuri di cosa accade ai fotoni in condizioni così estreme. È ancora uno dei più grandi misteri. Un buco nero distrugge la luce o no? Saturno ha 82 lune ufficiali, 53 confermate e altre 29 che sono ancora in una lista d'attesa per essere confermate come lune effettive prima di ottenere i loro nomi ufficiali. E una delle sue lune più belle potrebbe essere un pezzo di roccia largo 1470 km, chiamato Giapeto. È scura da un lato e luminosa dall'altra. La metà più chiara è 20 volte più riflettente dell'altra. Come si è scoperto, il lato più chiaro è fatto di ghiaccio, e il lato oscuro, beh, è un po' più complicato.
Una teoria dice che è buio a causa delle particelle provenienti da un'altra luna, Phobe. Un'altra teoria dice che potrebbe essere a causa del calore. Poiché la luna ruota molto lentamente, il materiale oscuro assorbe calore, il che la rende ancora più scura. Quanto pensi possa diventare grande un buco nero? In teoria non può superare la sua massa, ma gli astronomi ritengono che i buchi neri ultramassicci situati nei nuclei di alcune galassie possano raggiungere i 10 miliardi di masse solari. Di recente hanno scoperto persino che questi buchi neri supermassicci non possono crescere molto di più perché, in tal caso, inizierebbero a interrompere i dischi di accrescimento che li alimentano. In effetti non avrebbero più nuovi materiali con cui alimentarli. La maggior parte delle persone immagina l'universo di un colore che varia dall'acqua marina al turchese pallido. Anche alcuni ricercatori pensavano che fosse così. Sono riusciti a determinare il colore cosmico combinando la luce di oltre 200.000 galassie entro 2 miliardi di anni luce dal nostro pianeta. Ma il vero colore è in realtà più simile al beige. I ricercatori hanno sbagliato perché c'era un bug nel software. No, ma sul serio? Questo bug ha convertito lo spettro cosmico nel colore che i nostri occhi vedrebbero se ci fossimo esposti. Il team ha definito questo colore latte cosmico. Oh, io voglio il latte scremato, per favore. Wow! Il telescopio James Webb ha completato il processo di apertura. Se ti piace l'astronomia e lo spazio, allora devi essere un fan del telescopio spaziale James Webb. Ed ecco perché. Innanzitutto, è enorme. Quanto? Beh, lo specchio principale è largo oltre 6,4 metri. Lo specchio del telescopio spaziale Hubble, il predecessore del telescopio James Webb, è largo circa 2,27 metri. Per fare un confronto, se mettessi i due telescopi l'uno accanto all'altro, sarebbe come mettere un cavallo accanto a un elefante. E gli elefanti sono enormi. E c'è un motivo per cui il telescopio James Webb è così grande. Deve essere così perché non è un telescopio ottico come lo sono la maggior parte degli altri telescopi. Anzi, è un telescopio a infrarossi. Infatti, vede il calore. La luce infrarossa ha una lunghezza d'onda più lunga della luce visibile, quindi necessita di uno specchio più grande per incanalare la luce. Dunque, cosa offre in più il telescopio James Webb? Beh, due cose davvero uniche. La sua tecnologia all'avanguardia e le incredibili missioni scientifiche. E sia le missioni che la tecnologia sono, diciamo così, fuori dal mondo. Questo telescopio è un classico esempio di ingegneria a servizio della scienza. Grazie alla sua potenza nel riuscire a catturare la luce, il telescopio spaziale James Webb sarà in grado di acquisire immagini di cose che non siamo mai stati in grado di rilevare prima, ma che abbiamo sempre voluto vedere. Cose come esopianeti, le prime galassie e stelle e pianeti che si stanno formando all'interno delle nebulose. Inoltre, siamo sicuri ci saranno molte sorprese. Il telescopio spaziale James Webb sarà in grado di usare diversi trucchetti tecnologici che gli permetteranno di fare molte scoperte scientifiche. È dotato di un coronografo e non uno qualsiasi. Grazie a questo strumento potremmo finalmente vedere le prime immagini degli esopianeti. Il coronografo blocca la luce puntiforme luminosa delle stelle con pianeti che le orbitano attorno. Senza il coronografo, la luce delle stelle sarebbe troppo luminosa per riuscire a intravedere questi pianeti. E questo perché i pianeti emettono luce che è migliaia di volte più debole di qualsiasi stella. Ma con il coronografo, che blocca la luce delle stelle, gli esopianeti diventeranno visibili. E questo coronografo in particolare può bloccare la luce di un massimo di 100 stelle contemporaneamente. Quindi possiamo aspettarci di vedere uno sciame di esopianeti. Questo ci porta al prossimo gadget high-tech di cui il telescopio è dotato, uno spettrografo senza fenditura. Solitamente gli spettrografi hanno una fenditura che consente a un frammento di luce di entrare e venire difratta. La diffrazione è la dispersione della luce per rivelare lo spettro delle lunghezze d'onda dei componenti della luce. Il telescopio spaziale James Webb, però, è così sensibile che una sola scheggia di luce travolgerebbe il sistema ottico. Per questo motivo hanno installato uno spettrografo senza fenditure. La luce stellare viene catturata dallo specchio, che a sua volta ne filtra solo un punto e lo invia attraverso un cavo in fibra ottica nello spettroscopio. E a questo punto entra in azione il GRISM. Sir Isaac Newton usò un prisma per scoprire lo spettro della luce solare, chiamato anche RAGBAEV. Ma il telescopio James Webb usa un GRISM. Un GRISM è una combinazione di un prisma e un reticolo disposti in modo tale che la luce, a una lunghezza d'onda centrale prescelta, passi direttamente attraverso. Ciò significa che ha delle minuscole scanalature che diffrangono il punto luce che il grande specchio invia lungo il cavo in fibra ottica e nello spettrografo.
La scienza della lettura di uno spettro di luce è chiamata spettroscopia. Analizzando gli spettri di luce degli esopianeti, il telescopio Webb determinerà quali gas si trovano nell'atmosfera dei pianeti, nonché la loro densità e persino la loro temperatura. Faremo passi da gigante. Saremo in grado di dire se un pianeta ha ossigeno, azoto o metano e altri gas che possono indicarci o meno la presenza di vita. E magari scopriremo un'altra Terra. Attualmente il telescopio James Webb è fermo in un punto ben preciso. A differenza del telescopio spaziale Hubble che orbita attorno alla Terra, il telescopio spaziale James Webb orbita attorno al Sole. Si trova in uno dei punti di equilibrio gravitazionale tra la Terra e il Sole. È fermo e non deve nemmeno consumare carburante per mantenere la sua posizione. Quindi, mentre la Terra orbita attorno al Sole, il James Webb rimane fermo in un punto che orbita attorno al Sole. Ci sono 5 punti di equilibrio gravitazionale tra la Terra e il Sole. Si chiamano punti di Lagrange, dal nome del loro scopritore, Joseph Louis Lagrange, nel XVIII secolo. Il telescopio Webb è fermo sul punto L2, il secondo dei 5 punti di Lagrange, che si trova a 1,5 milioni di chilometri nello spazio. E si trova qui perché deve osservare un punto di luce a infrarossi. Ma prima gli ingegneri devono ottenere o acquisire quello specifico puntino di luce. Per ottenere un punto di luce infrarossa, i 18 specchi esagonali dovevano aprirsi dall'interno del razzo Ariane che ha inviato il Webb nello spazio. E ora che gli specchi si sono aperti, devono essere regolati con una precisione a livello microscopico, in modo che tutti e 18 producano un'unica immagine. Diversi minuscoli motori sono collegati a ciascun segmento per riuscire a effettuare queste regolazioni. Questi motori, che devono essere attivati individualmente, faranno avvicinare gradualmente i segmenti dello specchio fino a formare una forma che assomiglia a un nido d'ape. È una parte fondamentale della missione e richiederà mesi prima di essere completata. Per allineare gli specchi in modo da produrre un singolo punto di luce, il telescopio spaziale James Webb non può oscillare, ma deve essere immobile. E ciò richiede altre due forme di tecnologia all'avanguardia, un parasole e un criorefrigeratore. Nello spazio fa molto freddo, ma la luce solare diretta produce molto calore. Pertanto il telescopio James Webb ha un suo parasole ultratecnologico. Ed è anche enorme! Sì, enorme come un campo da tennis. Ed è composto da 5 singoli strati di pellicola Kapton di appena un millimetro di spessore. Ogni strato deve essere allineato individualmente grazie a un sistema a 8 motori e 139 attuatori. Lo scopo del parasole è aiutare il telescopio a rimanere al fresco. E più al fresco rimarrà, meglio starà. E il criorefrigeratore serve proprio a questo. La temperatura può essere misurata in 3 modi diversi. In gradi Fahrenheit, dove l'acqua si congela a 32 gradi e bolle a 212. In gradi Celsius, dove l'acqua si congela a 0 gradi e bolle a 100 gradi. Ma nessuno di questi termometri ha un punto di partenza. Quindi Lord Kelvin, nel XIX secolo, ideò una terza scala di temperatura, la scala Kelvin, che parte da zero assoluto, la temperatura più fredda possibile. Il criorefrigeratore manterrà il telescopio a 7 gradi Kelvin, 7 gradi sopra lo zero assoluto. A questa temperatura il calore dei motori verrà eliminato e il telescopio sarà in grado di focalizzare la luce in un unico punto senza alcuna interferenza. Praticamente non ci sarà alcun movimento che potrebbe interferire con la qualità dell'immagine. Alla fine, dopo che sarà pronto, da remoto, potremo osservare le immagini infrarossi dal gigantesco specchio multisegmentato del telescopio. Ci siamo quasi. Un telescopio può raccogliere tutta la luce che vuole, ma alla fine deve anche essere in grado di rilevare ciò che ha raccolto. Se la luce non viene rilevata, non può essere osservata. Ma ecco la soluzione: rivelatori a infrarossi. Il telescopio Webb ne ha 15. Il materiale semiconduttore di cui sono composti produce una leggera carica elettrica quando vengono colpiti da un fotone di luce infrarossa. I rivelatori a infrarossi del telescopio Webb possono produrre un'immagine ad alta definizione composta da 1 milione di pixel. Alcuni dei rivelatori possono addirittura produrre un'immagine di 4 milioni di pixel. Sono stati realizzati per resistere da 10 a 20 anni senza deformarsi o corrompersi, il tutto lavorando a 7 gradi sopra lo zero assoluto. C'è da dire che questi rilevatori sono una vera meraviglia ingegneristica. Ma cosa fotograferemo? Beh, anche le missioni sono all'avanguardia. 70 delle prime 280 osservazioni sono esopianeti. Ci sarà un'altra Terra tra questi? Quali di questi esopianeti saranno abitabili? Il telescopio Webb fornirà un'analisi spettroscopica dettagliata delle atmosfere di tutti questi esopianeti. Per la prima volta vedremo come appaiono gli esopianeti nella luce infrarossa.
La cosmologia, o lo studio dell'universo, è la missione principale del telescopio Webb. Il suo obiettivo primario sarà quello di osservare le galassie che si allontanano così velocemente che la loro luce si estende nell'infrarosso. Saranno necessarie centinaia di ore per raccogliere la più debole luce infrarossa da queste prime galassie che si sono formate dopo il Big Bang. Riusciremo ad avere un'immagine dell'aspetto dell'universo quando era ancora agli esordi. Gli astronomi acquisiranno nuove informazioni sull'energia oscura che sta portando all'espansione dell'universo e quale ruolo giocano i buchi neri nella formazione delle galassie. Come parte della missione, il telescopio James Webb osserverà anche le stelle nella Via Lattea e nelle galassie vicine. Grazie alle immagini di sistemi solari che si stanno formando attorno a stelle appena nate, gli astronomi riusciranno a capire come si sviluppano i sistemi solari. Quindi i fatti sostituiranno la teoria e faremo dei grandi passi nella comprensione dello spazio. Il telescopio spaziale James Webb è un'impresa audace che cambierà per sempre la nostra conoscenza dello spazio. Molto probabilmente Venere era ricoperta di oceani profondi da 30 a 300 metri. Inoltre dell'acqua era bloccata nel sottosuolo. Per di più, Venere aveva temperature stabili comprese tra 20 e 50 gradi centigradi. E bisogna ammettere che deve essere stato abbastanza piacevole e non molto diverso dalle temperature qui sulla Terra al giorno d'oggi. Dunque, quello a cui voglio arrivare è che 3 miliardi di anni fa, proprio prima che qualcosa di irrevocabile succedesse 700 milioni di anni fa, Venere è stata abitabile, ma ora non lo è più. La Luna è il secondo oggetto più luminoso del nostro cielo, eppure è anche uno dei più deboli e meno riflettenti. Il nostro satellite naturale sembra luminoso solo perché è così vicino alla Terra. Per fare un confronto, il nostro pianeta sembra molto più luminoso quando lo guardi dallo spazio. Questo perché nuvole, ghiaccio e neve riflettono molta più luce rispetto alla maggior parte dei tipi di roccia. La superficie di Tritone, la luna di Nettuno, è ricoperta di diversi strati di ghiaccio. Se questo satellite sostituisse la nostra luna, il cielo notturno diventerebbe 7 volte più luminoso. Le stelle di neutroni sono alcuni degli oggetti più piccoli ma più massicci nello spazio. Di solito hanno un diametro di circa 19 km, ma sono molte volte più pesanti del Sole. E ruotano all'incirca 600 volte al secondo, molto più velocemente di un pattinatore artistico. Saturno è il pianeta meno denso nel Sistema Solare. È 8 volte meno denso della Terra. Eppure, a causa del suo volume, è 95 volte più massiccio della Terra. Un fenomeno lunare transitorio è una delle cose più enigmatiche che accadono sulla Luna. È un cambiamento temporaneo della luce e del colore sulla superficie del satellite. In parole povere, sono dei lampi di luce casuali. Gli astronomi stanno osservando questo fenomeno dagli anni 50. Hanno notato che i lampi si verificano in modo casuale, a volte possono accadere più volte alla settimana per poi scomparire per diversi mesi. Alcuni non durano per più di un paio di minuti, ma ci sono state delle volte in cui sono durati per ore. Correva l'anno 1969, il giorno prima dello sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna. Uno dei partecipanti alla missione ha notato che una parte della superficie lunare era più illuminata del paesaggio circostante. Sembrava che quest'area avesse una specie di fluorescenza. Sfortunatamente non è ancora chiaro se fosse collegato ai misteriosi lampi lunari. La nostra spazzatura non è solo nei nostri oceani, città e foreste. C'è una cosa chiamata spazzatura spaziale, che è qualsiasi oggetto creato dall'uomo che è stato lanciato nello spazio e ora non serve a nulla. Ci sono anche detriti naturali di meteoroidi e altri oggetti cosmici. Attualmente ci sono 500.000 pezzi di detriti spaziali in orbita attorno alla Terra, a velocità sufficientemente elevate da causare danni significativi se dovessero scontrarsi con un veicolo spaziale o un satellite. La NASA fa del suo meglio per tracciare ogni singolo oggetto per garantire che le missioni spaziali possano raggiungere la loro destinazione in sicurezza. Il nostro Sole è follemente enorme. Vuoi che ti faccia un paragone? Il 99,86% di tutta la massa del Sistema Solare è quella del Sole. In particolare l'idrogeno e l'elio di cui è composto. Il restante 0,14% è principalmente la massa degli 8 pianeti del Sistema Solare. L'atmosfera del Sole è più calda della superficie stessa. La temperatura in superficie raggiunge i 5.538 gradi centigradi. Ma l'atmosfera si riscalda fino a milioni di gradi. Se qualcuno potesse scavare un tunnel al centro del nostro pianeta e fuori dal lato opposto, e tu fossi abbastanza avventuroso da saltarci dentro, ci vorrebbero 42 minuti per arrivare dall'altra parte. Accelereresti mentre scendi, raggiungendo la velocità massima al centro del nucleo terrestre.
Dopo questo punto cadresti verso l'alto, rallentando sempre di più. Quando raggiungeresti la superficie opposta, la tua velocità sarebbe pari a zero. E se non riuscissi a uscire subito dal buco, cominceresti immediatamente a cadere di nuovo giù verso il centro e in alto dall'altra parte del pianeta. Questo viaggio andrebbe avanti per sempre, tutto a causa della gravità. Potrebbe essere un modo divertente per trascorrere un pomeriggio. Potrebbero esserci più metalli, ad esempio titanio o ferro, nei crateri lunari di quanto si pensasse prima. Il problema principale di questa scoperta contraddice la teoria principale su come si è formata la Luna. Questa teoria afferma che il satellite lunare della Terra si sia formato dopo una collisione tra la Terra e un enorme oggetto spaziale. Ma allora perché la crosta terrestre, povera di metalli, ha molto meno ossido di ferro di quella lunare? Potrebbe significare che la Luna si è formata dal materiale che giace molto più in profondità all'interno del nostro pianeta. Oppure questi metalli potrebbero essere comparsi quando la superficie lunare fusa si stava lentamente raffreddando. O forse, come si dice da secoli, è solo una grande forma di formaggio. La Terra potrebbe essere stata viola prima di diventare blu e verde. Uno scienziato ha una teoria secondo cui esisteva una sostanza negli antichi microbi prima che la clorofilla, quella cosa che rende le piante verdi, si evolvesse sulla Terra. Questa sostanza rifletteva la luce solare nei colori rosso e viola, combinandosi e creando il viola. Se fosse vero, sulla giovane Terra avrebbero vissuto strane creature di colore viola. La montagna più alta del sistema solare è l'Olympus Mons su Marte. È 3 volte più alto del Monte Everest, la montagna più alta della Terra rispetto al livello del mare. Se fossi in cima all'Olympus Mons, non sapresti di trovarti su una montagna. Le pendenze sono nascoste dalla curvatura del pianeta. Gli astronomi hanno trovato un enorme serbatoio d'acqua nello spazio, il più grande mai rilevato. Peccato che sia anche il più lontano, 12 miliardi di anni luce da noi. Questa nuvola di vapore acqueo contiene 140 trilioni di volte più acqua di tutti gli oceani della Terra messi insieme. Buono a sapersi. Venere gira molto lentamente, un giorno è pari a 243 giorni terrestri, e il pianeta impiega poco meno di 225 giorni terrestri per fare un giro intorno al Sole. Significa che un giorno su Venere è più lungo di un nostro anno. C'è pochissima attività sismica in corso all'interno della Terra. Tuttavia, i mini terremoti lunari causati dall'attrazione gravitazionale del nostro pianeta a volte si verificano a diversi chilometri sotto la superficie, causando delle minuscole crepe e fratture da dove fuoriescono gas. Ehi, anche da me fuoriescono dei gas. Marte è l'ultimo dei pianeti interni, che sono anche chiamati terrestri, poiché sono costituiti da rocce e metalli. Il pianeta rosso ha un nucleo composto principalmente da ferro, nichel e zolfo. Il suo diametro è compreso tra 1450 e 1930 km. Il nucleo non si muove, ecco perché a Marte manca un campo magnetico. Il debole campo magnetico che ha è solo un centesimo di quello terrestre. Quando i pianeti del Sistema Solare si stavano formando, la Terra non aveva una Luna. Ci sono voluti 100 milioni di anni prima che il nostro satellite naturale apparisse. Esistono diverse teorie su come sia nata la Luna, ma quella prevalente è la teoria della fissione. Chi è andato in fissa per la Luna? Ma non c'entra nulla. La teoria della fissione afferma che la Luna si sia formata quando un oggetto si è scontrato con la Terra, inviando particelle nello spazio. La gravità ha unito queste particelle e la Luna si è creata. Alla fine si stabilì sul piano dell'eclittica terrestre, che è il percorso su cui orbita la Luna. Quindi sembra che il formaggio non c'entri proprio niente. Il più grande essere vivente sulla Terra risulta essere un fungo che si trova in Oregon. Questo enorme fungo vive nella foresta nazionale di Mahler e copre un'area di 6 km quadrati. Si pensa che abbia 8.000 anni e mezzo. E se non l'hai mai visto, è solo perché la maggior parte è nascosta sottoterra. Quando le radici dei singoli funghi Armillaria mallea si scontrano, possono fondersi insieme e diventare un unico fungo, il che spiega come questo in particolare sia diventato così grande. Se potessi raccoglierlo in un'unica palla, peserebbe intorno a 35.000 tonnellate. Sarebbe pesante quanto 200 balene grigie. Un bel fungo! Il più grande asteroide del Sistema Solare si chiama Vesta, ed è così grande che viene persino chiamato pianeta nano. Se volessi raggiungere la stella più vicina che non sia il Sole a bordo di un aereo commerciale, ti ci vorrebbero circa 5 milioni di anni. Questo è quello che io chiamo un volo a lungo raggio.
Lo spazio non dovrebbe essere nero, ci sono stelle ovunque. Non dovrebbero illuminare tutto quanto? Beh, non vediamo stelle ovunque perché alcune di esse non sono esistite abbastanza a lungo perché la loro luce abbia raggiunto la Terra. Un giorno su Urano dura 17 ore, 14 minuti e 24 secondi. Ma senti questo, il pianeta ha un'inclinazione di circa 98 gradi e questo fa sì che una stagione sul gigante gassoso duri 21 anni terrestri. Alcuni scienziati ritengono che il nostro pianeta avesse un altro satellite. Secondo una ricerca, era un corpo celeste più piccolo, largo circa 1200 km, e orbitava attorno alla Terra come una seconda luna. Molto probabilmente si è schiantato contro la nostra luna. Una tale collisione potrebbe spiegare perché due lati della luna sono così diversi l'uno dall'altro, uno con molti crateri. Oppure potrebbe esserci del formaggio. A 640 anni luce dal Sole, degli astronomi hanno scoperto il pianeta WASP-76b, su cui piove ferro. Il pianeta è molto vicino alla sua stella, e la sua orbita è bloccata in modo tidale, ovvero mostra sempre una sola faccia alla stella. La temperatura sul lato soleggiato è così alta che i metalli si fondono ed evaporano. L'altra metà del pianeta è abbastanza fredda, tale da far condensare i metalli che ricadono sotto forma di pioggia. A proposito di orbita bloccata in modo tidale, anche la nostra Luna ha la stessa caratteristica. Il famoso lato oscuro non esiste. La Luna ha sempre una faccia rivolta verso la Terra. Quando si trova tra la Terra e il Sole, quello che noi chiamiamo lato oscuro diventa luminoso, solo che da qua giù non possiamo vederlo. Un recente studio sostiene che la Luna abbia una coda. Ogni mese questa coda avvolge il nostro pianeta come una sciarpa. Si tratta di una coda sottile, composta da milioni di atomi di sodio che seguono il nostro satellite. La Terra attraversa regolarmente questo impercettibile flusso di atomi. L'origine di questo fenomeno sono i meteoriti che cadono sulla superficie lunare, scatenando reazioni chimiche che liberano gli atomi di sodio. Sembra incredibile, ma la Luna si sta pian piano riducendo. Rispetto a centinaia di milioni di anni fa, è più piccola di 45 metri. Potrebbe dipendere dal raffreddamento degli strati più interni. Questa teoria potrebbe anche spiegare le scosse che interessano la superficie del satellite. La Luna non è la sola ad avere terremoti, anche Marte è sismicamente attivo. Sul pianeta rosso i terremoti si verificano con una certa regolarità. Per diversi giorni ogni mese, la Luna rimane tra il Sole e il nostro pianeta. È in quel periodo che l'attrazione gravitazionale terrestre raccoglie la coda composta da atomi di sodio. Il nostro pianeta la trascina in una lunga striscia che avvolge l'atmosfera. Questa coda è innocua, è invisibile all'occhio umano, è circa 50 volte più debole rispetto a ciò che è percepibile dall'occhio umano. Solo i telescopi ad alta definizione possono individuare il suo debole bagliore giallastro nel cielo. La coda ha un diametro 5 volte superiore a quello della Luna piena. Recenti studi hanno dimostrato che in molti pianeti dell'universo, e persino nella Via Lattea, è presente dell'acqua liquida o congelata. Il più vicino si trova nel nostro sistema solare. Si tratta di Europa, una delle lune di Giove. Gli scienziati sono quasi sicuri che sotto la sua superficie ghiacciata ci sia un oceano d'acqua. Questo però non significa che ci siano forme di vita. L'acqua liquida è solo una delle tante variabili necessarie allo sviluppo della vita. Una stella nella galassia GSN 069 probabilmente si trasformerà in un pianeta delle dimensioni di Giove in un tempo molto lungo, trilioni di anni. Potrebbe succedere a causa della sua interazione con un buco nero. Inizialmente gli astronomi hanno notato delle insolite emissioni di raggi X, incredibilmente luminose, che si ripetevano ogni 9 ore. Dopo aver studiato questo fenomeno, hanno capito che si trattava di una stella che si muoveva in un'orbita ellittica intorno a un buco nero. I lampi luminosi? Era il materiale che il buco nero sottraeva dalla superficie della stella. Nel corso di milioni di anni, il buco nero aveva già trasformato la gigante rossa in una nana bianca. Probabilmente questo processo non si interromperà. Gli astronomi hanno trovato alcune tracce di fosfina nell'atmosfera di Venere. Sul nostro pianeta questo gas, incolore e infiammabile, si trova spesso dove vivono i microbi. Non c'è da stupirsi che una nuova teoria suggerisca che potrebbe esserci vita su Venere, ma anche in questo caso la vita su Venere potrebbe esistere solo nella sua atmosfera.
Probabilmente nessun organismo vivente sarebbe in grado di sopravvivere alle estreme condizioni ambientali del pianeta. La superficie di Venere è incredibilmente secca, non è presente acqua liquida e la pressione è 90 volte superiore a quella della superficie terrestre. Le temperature spesso superano i 480 gradi centigradi, una temperatura in grado di fondere i metalli. Niente vacanze lì per me. A milioni di anni luce di distanza troviamo un'intera nuvola spaziale galleggiante, composta interamente di acqua. Ce n'è così tanta che potrebbe riempire tutti i nostri oceani ben 140 trilioni di volte. L'origine dell'acqua sulla Terra è ancora un mistero. La teoria più accreditata ipotizza che sia stata portata da comete e asteroidi ghiacciati che hanno lasciato non solo imponenti crateri, ma anche la sostanza liquida grazie alla quale prosperiamo. Nello spazio è possibile trovare una grossa quantità di materia organica che in determinate condizioni potrebbe produrre così tanta acqua da riempire mille volte i nostri oceani. Grazie a un esperimento condotto da alcuni ricercatori è stato osservato che dal riscaldamento di questa materia organica si ottengono acqua pulita e olio. Se questo esperimento verrà confermato da studi futuri, potremmo ipotizzare che il petrolio sulla Terra non si sia formato da resti fossilizzati di esseri viventi, ma che sia arrivato dallo spazio. Potrebbero esserci circa 6 miliardi di pianeti simili alla Terra solo nella Via Lattea. Gli ultimi dati hanno dimostrato che una stella su 5 simile al Sole può avere almeno un pianeta nella sua zona abitabile. Non stiamo parlando di un pianeta qualsiasi, ma di uno con un nucleo e una superficie rocciosa, di dimensioni paragonabili alla Terra. Trovandosi all'interno della zona abitabile della sua stella, un tale pianeta avrebbe alte possibilità di ospitare creature viventi, microbi almeno. Considerando il numero di questi pianeti nella nostra galassia, possiamo tranquillamente dire che almeno uno non solo è abitabile, ma abitato. Ora, moltiplichiamolo per il numero di galassie nell'universo, considerando anche che molte sono più grandi della Via Lattea. Il numero che otteniamo indica miliardi e miliardi di stelle simili al Sole e di pianeti simili alla Terra, alcuni sicuramente più simili al nostro di altri. E senti queste. Probabilmente siamo in grado di camminare eretti grazie alle esplosioni di supernove. Circa 2,5 milioni di anni fa, i raggi cosmici liberati da una supernova arrivarono sul nostro pianeta. A contatto con l'atmosfera terrestre, innescarono una serie di tempeste elettriche, che successivamente si sono trasformate in temporali. Questi, a loro volta, causarono incendi nell'Africa nord-orientale, dove vivevano i nostri antenati. Gli incendi trasformarono la zona della foresta in una savana. La pressione atmosferica cambiò e i nostri antenati dovettero cambiare la loro camminata per sopravvivere. La più grande esplosione dal Big Bang è stata registrata nel 2019, localizzata nel superammasso di Ofiuco, struttura composta da migliaia di galassie. Secondo gli scienziati, l'esplosione è stata pari a 20 miliardi di miliardi, sono 18 zeri, di megatoni al millisecondo per 240 milioni di anni. Dovrò fidarmi, la matematica non è il mio forte. Nel 2019, il Lander InSight della NASA, il cui compito era quello di studiare l'interno di Marte, ha registrato il primo terremoto marziano di sempre, delle scosse molto veloci che si ripetevano due volte al giorno. La maggior parte aveva una magnitudo trascurabile, impossibili da sentire se fossero avvenute sulla Terra. Finora sono stati rilevati più di 300 martemoti. Si tratta delle prime scosse su un qualsiasi corpo spaziale diverso dalla Terra e dalla Luna. La missione ha scoperto un altro fenomeno misterioso, degli strani impulsi magnetici verificatisi ogni mezzanotte nei pressi del Lander. Non è ancora chiaro cosa li generasse. L'atmosfera di Plutone raggiunge un'altezza superiore a quella terrestre. È anche suddivisa in 20 strati, tutti freddissimi ed estremamente condensati. Ricordi l'asteroide che ha spazzato via i dinosauri dalla Terra? Io non c'ero, ma chi potrebbe dimenticare? Potrebbe non essere stato l'unico evento ad aver provocato un'estinzione di massa. Circa 360 milioni di anni fa, un'esplosione di supernova avvenne a circa 65 anni luce da noi e i raggi cosmici da essa inviati spazzarono via lo strato di ozono della nostra bella palla blu. Wow, che vicini antipatici che abbiamo! Molte persone vorrebbero andare nello spazio.
gravità zero, una vista sbalorditiva della Terra da un lato e lo spazio nero, sconfinato e spaventoso dall'altro. Sì, tutto bello, ma non dimenticare che questo viaggio può trasformarsi in un incubo. Mancanza di ossigeno, fluttuazioni nello spazio e rimanere a lungo in un'astronave senza capire quando puoi tornare a casa. Quest'ultima cosa è successa a un astronauta russo, la cui permanenza nello spazio è stata una delle più lunghe al mondo. L'ingegnere di volo 33enne Sergei Krikalev ha trascorso 311 giorni a gravità zero sulla stazione spaziale Mir. Ma non è questa la parte più interessante della storia. Il lungo viaggio di Sergei iniziò il 18 maggio 1991, quando salì a bordo di una nave da trasporto e andò nello spazio alla stazione spaziale Mir. Il 20 maggio è stato completato l'attracco con la stazione. Lì, insieme a un altro ingegnere, Sergei ha svolto i suoi compiti nello spazio. Hanno fatto diverse passeggiate, riparato, sistemato la stazione e condotto esperimenti scientifici. Quando hai compagnia e molto lavoro, vivere nello spazio non è così difficile, ma le cose sono peggiorate il giorno in cui Sergei avrebbe dovuto tornare a casa. Secondo il piano, la missione sarebbe dovuta durare 5 mesi. Un nuovo astronauta avrebbe dovuto sostituire i vecchi. La nave da trasporto era finalmente attraccata alla stazione, ma il 10 ottobre solo un astronauta tornò sulla Terra. Sergei è stato lasciato solo alla stazione Mir. Ha continuato a lavorare come unico ingegnere di volo dell'equipaggio. La stazione non poteva restare vuota. Hanno dovuto mandare qualcuno per sostituire Sergei. Lui non era pronto per un soggiorno così lungo nello spazio, non si era allenato, ma non c'era scelta. Non poteva semplicemente lasciare la stazione. Passò un mese, lo informarono che presto sarebbe tornato a casa, ma è successo qualcosa che nessuno si aspettava. Il 25 dicembre 1991 è stato l'ultimo giorno dell'URSS. Hanno contattato Sergei e gli hanno comunicato che non poteva tornare perché il paese che aveva promesso di riportarlo a casa non esisteva più. Durante questo periodo in Russia iniziò una grande crisi. Il ritorno del cosmonauta era impossibile perché non c'erano i soldi per farlo. Immagina le condizioni di Sergei. Sei a centinaia di miglia da casa nello spazio, completamente solo, e non hai idea di quanti giorni ti restano da vivere lì. I giorni passavano lentamente. Passarono settimane, poi un mese. Sarebbe stato molto più facile se stare nello spazio non fosse dannoso per la salute. Ma in condizioni di gravità zero, il corpo umano subisce gravi danni. Il primo è l'indebolimento dei muscoli. Il corpo non riceve il carico necessario e i muscoli sono costantemente rilassati, fino ad arrivare alla distrofia. Sì, gli astronauti fanno una serie di esercizi ogni giorno, ma questo non è sufficiente per mantenere il corpo in forma. Oltre ai muscoli, anche le ossa iniziano a indebolirsi. Insomma, si indebolisce tutto il corpo. Dopo sei mesi così, ci vuole molto tempo per tornare in forma. Inoltre, nello spazio ci sono molte radiazioni pericolose per l'essere umano, che provengono da più fonti contemporaneamente. La radiazione principale proviene dal Sole. Sulla Terra ne siamo protetti grazie al campo magnetico del pianeta. Quasi tutte le radiazioni si accumulano nell'alta atmosfera e non ci raggiungono. Questo accumulo di radiazioni nell'atmosfera è dannoso anche per gli astronauti, ma la radiazione peggiore è quella galattica, che proviene da stelle e galassie lontane e ha un potente effetto su tutti gli esseri viventi. Le radiazioni provocano danni e distruggono il corpo a livello cellulare. Certo, tutte le astronavi e la ISS sono dotate di scudi e rivestimenti che riflettono le radiazioni, che tuttavia non forniscono una protezione del 100%. Nello spazio il sistema immunitario degli astronauti cambia. Non ci sono condizioni in cui l'immunità potrebbe migliorare. Sembra non ci sia nulla di sbagliato nell'assenza di batteri e microbi, ma il corpo comunque si indebolisce. Diventa più vulnerabile ai microbi che può portare un altro astronauta. Ci sono anche problemi di alimentazione, perché il cibo nei tubi non contiene tante vitamine utili come nei prodotti naturali. Senza vitamine il corpo si indebolisce ancora di più. E a volte gli astronauti devono fare passeggiate spaziali che non sono facili. Le tute spaziali sono enormi e scomode, vincolano i movimenti e fanno pressione sul corpo. Il lavoro nello spazio può durare fino a diverse ore, in cui si suda molto. Uno dei filtri della tuta potrebbe essere rotto e tutto il fluido rilasciato dal corpo può diffondersi in tutta la tuta e raggiungere il viso. Potrebbero lacrimarti gli occhi e le gocce potrebbero interferire con la vista. Insomma, in una missione spaziale gli astronauti possono essere esposti a un sacco di pericoli. Immagina di eseguire riparazioni e che qualcosa vada storto. La chiave inglese fa volar via un bullone, ad esempio.
Cerchi di prenderlo e senza accorgertene ti allontani dalla nave. Prendi il bullone, ma stai già volando via. Non hai niente a cui aggrapparti, ma per fortuna hai una corda di sicurezza, che comunque potrebbe staccarsi dalla tuta spaziale perché l'hai attaccata male. Non appena la corda si rompe, cambi angolo di volo. Ora non stai più volando via, stai girando. Negli occhi ti lampeggiano la terra e lo spazio nero. Insomma, hai capito, ci sono sicuramente tanti rischi, ma con Sergei non è successo niente del genere. Gli astronauti trascorrono tante ore di addestramento per essere pronti a qualsiasi problema. Guadagnano una buona forma fisica e la perdono durante la missione. Aggiungi a tutto questo il fattore psicologico. Il corpo si indebolisce, non respiri aria fresca, non puoi vedere i tuoi amici e non puoi tornare a casa. Un piccolo strato di muro ti separa dal freddo vuoto dello spazio. Tutto ciò provoca stress, che indebolisce il sistema immunitario e nervoso. Per fortuna, gli astronauti seguono anche un serio addestramento psicologico. Possono mantenere l'autocontrollo nelle situazioni più stressanti. Ma quando sei solo nello spazio per più di 6 mesi e non sai quando tornerai, può davvero mettersi male. Per fortuna, Sergei non si è fatto prendere dal panico. Ha svolto i suoi doveri quotidiani, si è allenato e, naturalmente, gli mancava casa. Un mese dopo ha ricevuto la stessa risposta. Non possiamo ancora riportarti indietro. Il paese è in una situazione difficile. Si sentiva peggio ogni giorno. La sua forza lo stava abbandonando. Non era sicuro di poter sopravvivere. La cosa più interessante è che la stazione aveva fornito una capsula per tornare sulla Terra, ma Sergei non l'ha usata perché se no non sarebbe rimasto nessuno lì. La Russia ha venduto i posti della stazione ad altri paesi. Inoltre speravano di venderla, quindi Sergei doveva tenerla in funzione. La missione di Sergei è durata il doppio del previsto. Di conseguenza ha trascorso 10 mesi, o 311 giorni, nello spazio e ha stabilito un record mondiale. Durante questo periodo ha volato attorno alla Terra circa 5.000 volte. Alla fine ha ricevuto il messaggio tanto atteso. Si torna a casa. La Germania ha pagato circa 24 milioni di dollari per un biglietto per la stazione. L'astronauta sarebbe stato sostituito. Krikalev salì nella capsula e tornò sulla Terra. In molti aspettavano il suo ritorno. Il cosmonauta atterrò e tutti si precipitarono ad aiutarlo. Sembrava molto magro, sudato ed esausto. In quattro lo hanno aiutato a uscire dalla capsula, lo hanno aiutato a stare a terra, gli hanno dato una pelliccia e gli hanno portato una ciotola di brodo. Sembrava che un volo del genere avrebbe lasciato un'impronta nella sua vita per sempre, ma lui stava benissimo di umore. 2 anni dopo è tornato nello spazio ed è diventato il primo cosmonauta russo a volare su una navetta della NASA. E 2 anni dopo fu uno dei primi a vivere sulla ISS. Nel 2005 ha effettuato il suo 6° e ultimo volo. Si recò sulla ISS, dove trascorse circa 6 mesi, dopodiché tornò a casa sul lander. Dopo questo volo ha stabilito un record mondiale per la durata totale della permanenza nello spazio, 803 giorni. Il suo record è stato battuto solo 10 anni dopo, ma questa è un'altra storia. La gente si ferma in autostrada, esce dalla macchina e alza la testa con meraviglia. Nelle città scendono tutti in piazza. I balconi e i tetti delle case sono pieni di persone che fissano la luna, sorprese. È rossa. Alcuni gridano alla fine del mondo, altri cercano riparo. In effetti sembra che la luna, sempre bianca, sia stata cosparsa di vernice rossa. Non devi spaventarti, però, se vedi uno spettacolo simile. Al contrario, goditi il panorama perché stai assistendo a un raro fenomeno astronomico, un'eclissi lunare totale. Ecco il Sole. Si trova al centro del nostro sistema solare. Mercurio, Venere, la Terra e la Luna. La Terra impiega 365 giorni per orbitare attorno al Sole. La Luna, invece, ruota attorno alla Terra e completa il suo giro in 27 giorni. La Terra crea una zona d'ombra e talvolta la Luna la attraversa. L'ombra è a forma di cono e si restringe gradualmente. La Luna si trova a 384.000 km di distanza. Una lunghezza uguale a 9 volte l'equatore. A questa distanza la larghezza dell'ombra è circa 2,6 volte la larghezza della Luna. Quando la Luna si trova in questa zona, non viene raggiunta dalla luce solare. Insomma, non si dovrebbe vedere, invece diventa rossa. Questo perché i raggi del Sole attraversano l'atmosfera terrestre, si disperdono e la maggior parte della luce blu scompare. Ma i raggi rossi e arancioni vanno oltre, fino a colpire la superficie della Luna.
ed ecco il fenomeno noto come luna di sangue. A proposito, questa curvatura della luce si verifica al tramonto e all'alba. L'atmosfera disperde la luce blu e il cielo diventa rosso e arancione. Se ti trovassi sulla superficie della Luna durante un'eclissi lunare totale, il pianeta Terra sarebbe esattamente tra te e il Sole. Quindi osserveresti un'eclissi solare. Vedresti la superficie della Terra completamente oscura, la corona del Sole a illuminare i bordi del pianeta. La Terra vista dalla superficie della Luna ha quasi le stesse dimensioni della Luna vista dalla Terra. Le eclissi rosse di Luna sono rare perché devono concorrere diversi fattori. Uno di questi è che la Luna deve essere piena. Di solito ogni anno possiamo vedere due eclissi lunari totali. Nel 2038 però potrai vederne quattro. Le eclissi di questo tipo possono durare fino a 108 minuti, durata tuttavia rara. L'ultima volta che abbiamo osservato una luna di sangue così lunga è stata nel 2000. Molti anni fa le persone non conoscevano così tante informazioni sul nostro satellite, quindi si spaventavano quando vedevano la luna rossa. Era presagio di guai. Chi era a conoscenza di quando si verificavano le eclissi poteva trarne vantaggio. Ad esempio, Cristoforo Colombo aveva un almanacco astronomico e sapeva quando si sarebbero verificate le eclissi lunari. Quando ha predetto la luna rossa ha spaventato gli abitanti delle isole caraibiche. C'era una volta la luna, una palla di lava rossa. Siamo parecchio indietro nel tempo, 4,5 miliardi di anni fa. Questo è il nostro sistema solare. È pieno di polvere e asteroidi che si scontrano continuamente, come in un biliardo spaziale. Questa è la Terra. Sta appena iniziando a raffreddarsi dopo aver subito un impatto costante di asteroidi e comete. Ma poi all'orizzonte appare Theia, un pianeta grande quanto Marte. Ha un'orbita caotica e si avvicina alla Terra muovendosi a spirale. La collisione era inevitabile ed è così che ha avuto luogo uno dei più grandi incidenti nel nostro sistema solare. Theia colpì la Terra ad angolo, provocando il distacco di parte della crosta terrestre e lanciandola nello spazio. La Terra, a sua volta, inglobò parte del pianeta che l'aveva speronata. I detriti della collisione hanno fatto il giro della Terra per molto tempo. Formavano una specie di anello, quasi come quello di Saturno. I detriti in orbita si sono scontrati e accumulati attorno a un baricentro comune. Ed è così che la Terra ha avuto la sua luna. C'è una teoria secondo cui questa collisione ha contribuito a formare la vita sul nostro pianeta. Theia ha colpito la Terra con un angolo perfetto. Se l'incidente fosse avvenuto frontalmente, entrambi i pianeti si sarebbero distrutti in una massiccia esplosione. Se l'impatto fosse stato tangente, non ci sarebbero stati abbastanza detriti nell'orbita terrestre per formare la Luna. Insomma, abbiamo avuto la carta vincente. La Luna ha stabilito la rotazione terrestre. La collisione ha frantumato la crosta solida del pianeta e ha permesso la formazione degli oceani. L'acqua è la base della vita. Quando i nuclei della Terra e di Theia si sono fusi, abbiamo ottenuto una potente magnetosfera che protegge gli organismi viventi dalle radiazioni solari. La Luna, insieme al Sole, controlla le maree. La sua gravità attira l'acqua dalla superficie terrestre. Il Sole fa la stessa cosa. Cioè, se immaginassimo la Terra come una palla d'acqua, ci sarebbero due montagne, una dalla parte della Luna e una dalla parte del Sole. E mentre la Luna si muove intorno alla Terra, questa montagna d'acqua si muove con essa. Se fossi in mare aperto con un metro a nastro, vedresti che la Luna attira l'acqua verso di sé di 10-15 centimetri. La Luna è in rotazione sincrona con la Terra, ecco perché ci mostra sempre un solo lato, come Mercurio e il Sole. Ma la Luna non è ferma. Si allontana gradualmente dal nostro pianeta di circa 4 centimetri all'anno. Non succederà rapidamente, ma in circa 600 milioni di anni si sarà ridotta così tanto nel nostro cielo che non saremo più in grado di vedere le eclissi lunari. Vedi questo cratere? È Tycho. Si vede quando la Luna è piena, grazie a questi raggi luminosi che si estendono per migliaia di chilometri dal suo epicentro. Tycho è il cratere più giovane della Luna. Gli scienziati affermano che si è formato a seguito di un impatto di un meteorite circa 109 milioni di anni fa. A quel tempo sul nostro pianeta c'erano i dinosauri, che potrebbero aver assistito all'impatto. Molto probabilmente è stato accompagnato da una grande esplosione, come degli enormi fuochi d'artificio. L'umanità ama esplorare la Luna. Ci sono state organizzate un sacco di missioni. Sulla superficie della Luna hanno messo piede un totale di 12 persone. La forza gravitazionale è 6 volte inferiore a quella terrestre lì.
Quindi, se una persona media sul nostro pianeta pesa circa 80 kg, sulla superficie della Luna peserebbe solo 13 kg, come un cane di taglia media. Ecco perché gli astronauti si muovevano, saltavano e cadevano in modo così strano lì. Sulla superficie della Luna saresti 6 volte più forte. Qui sulla Terra una persona media può sollevare circa 60 kg, mentre sulla Luna potresti sollevare una moto o un grizzly. La superficie della Luna è ricoperta di regolite, la polvere lunare che copre il terreno solido. Questa polvere preserva molto bene le impronte. Ecco l'impronta più famosa, che ha dato vita a tante folli teorie. Questa invece è la scarpa che l'ha lasciata, ma la scarpa è completamente piatta. La spiegazione è facile. Per poter camminare sulla superficie lunare, gli astronauti indossavano stivali sopra le scarpe, che hanno esattamente il tipo di suola che ha lasciato questi segni. Oltre alle impronte, sulla Luna abbiamo lasciato un sacco di oggetti affascinanti. Rover lunari, una pallina da golf, bandiere e rifiuti. Ci sono anche molti satelliti rotti e parti di razzi. In tutto ci sono circa 187.000 kg di oggetti fatti dall'uomo, pari al peso di 3 aerei passeggeri o 31 elefanti adulti. In futuro le missioni sulla Luna verranno riprese. Nuovi lander esploreranno la superficie del nostro satellite per trovarvi risorse naturali. La Luna è un ottimo posto per testare nuovi rover e poi verrà costruita una specie di stazione spaziale internazionale nell'orbita della Luna. Il Lunar Orbital Platform Gateway sarà una comoda piattaforma per esplorare il nostro satellite e lanciare veicoli spaziali nello spazio lontano. Partendo da lì, le navicelle non dovranno consumare quasi tutto il loro carburante per superare la forza di gravità terrestre. Quindi con questa stazione si risparmierebbero soldi e carburante. Gli scienziati sperano di estrarre l'acqua dalla superficie della Luna. È stato dimostrato che c'è ghiaccio per lo più sul fondo dei crateri, dove la luce del sole non arriva. Forse ci manderemo un rover per scavare qualche metro in superficie alla ricerca di acqua. L'umanità ha già la tecnologia per costruire una colonia sulla Luna. Ci vorrebbero 3 giorni per arrivarci. Abbiamo solo bisogno di portare lì abbastanza pannelli solari e materiali da costruzione. Sulla Luna non c'è atmosfera, quindi i potenziali abitanti lunari sarebbero indifesi contro le radiazioni solari. Dovremmo costruire case sotterranee per proteggerci. Con le moderne stampanti 3D sarebbe facile e veloce. Tuttavia, le scorte di cibo e acqua potrebbero essere garantite solo con forniture costanti dalla Terra. Lo stesso vale per l'ossigeno. Ogni lancio di razzi costa milioni di dollari, quindi per ora la colonizzazione della Luna è fuori discussione. La Luna potrebbe diventare anche un luogo spaziale turistico. Immagina, dalla Terra parte un'astronave. 3 giorni in viaggio e sei in orbita attorno alla Luna. Il modulo lunare si sgancia e atterri in superficie. Cavalchi il rover, esplori i crateri e poi torni al lander. I motori si avviano, il lander ti riporta in orbita. Attracchi con la nave e torni sulla Terra. Wow, suona grandioso come progetto di vacanza. Ehi, sfatatore di miti? Oggi sfatiamo alcuni classici miti spaziali. Sali sulla prossima navetta spaziale e andiamo a fondo di queste storie una volta per tutte. Immagina di fluttuare senza peso nello spazio, sorseggiando una tazza di deliziosa cioccolata calda, quando ti viene in mente un pensiero strano. Si può urlare nello spazio? E se sì, qualcuno può sentire quel grido? Se hai visto il film Alien, conosci già la risposta. Non si possono sentire i suoni nello spazio. Non è che i suoni non esistano, è solo che non puoi sentirli. Non c'è nessuno meglio di Chris Hadfield per chiarire questo mito. Nella sua vita da astronauta ha effettuato un paio di passeggiate spaziali. Una volta fuori, nell'oscurità dello spazio, non si sente nulla, solo silenzio. Un silenzio totale. Ma dietro l'angolo c'è un'enorme palla esplosiva, il Sole. Non riusciamo a sentirne le esplosioni perché non c'è un mezzo attraverso il quale il suono possa viaggiare. Per un astronauta, però, sarebbe piuttosto scomodo poter sentire tutti i rumori dello spazio. Immagina di sfrecciare nello spazio come un supereroe quando una stella cadente ti passa accanto. Ma è davvero una stella? Purtroppo le stelle cadenti non sono stelle, sono piccole rocce spaziali note come meteore, che entrano nell'atmosfera terrestre creando uno straordinario spettacolo di luci. Visto che stiamo sfatando miti, passiamo subito al prossimo. Probabilmente avrai sentito dire che i meteoriti si schiantano sulla Terra solo in occasioni rare, ad esempio una volta ogni apocalisse. Non è vero. Gli scienziati stimano che ogni giorno cadano sulla Terra circa 48 tonnellate di materiale meteoritico, ma quasi tutto questo materiale viene vaporizzato nell'atmosfera terrestre. La scia luminosa che vediamo nel cielo notturno è quella che popolarmente chiamiamo stella cadente.
La prossima volta che esprimi un desiderio, ricorda che in realtà lo stai facendo davanti a un piccolo pezzo di detrito spaziale. Non è poi così romantico. Possiamo o non possiamo volare nella stratosfera su palloni aerostatici? A quanto pare sì. La stratosfera terrestre inizia relativamente vicino al suolo, a circa 11-13 km dalla superficie terrestre, ma continua molto in alto. Se dovessi volare fino alla stratosfera con un qualche tipo di pallone aerostatico, assicurati di avere a disposizione un'ottima attrezzatura. Avrei bisogno di una tuta speciale e di dispositivi di respirazione perché l'aria inizia a diventare molto rarefatta in alto. Naturalmente, se ti spingi fin su, dovrai fotografare la curvatura della Terra. Quindi metti un'imbracatura sul petto e attaccaci una telecamera speciale o qualcosa del genere. Che dici di trasmettere tutto in live streaming? Sarebbe la prima volta! Sono passati 102 giorni da quando hai lasciato la Terra. Ti sei adattato bene alla vita nello spazio, ma sta accadendo qualcosa di strano al tuo corpo. Stai diventando più alto. Com'è possibile? Non preoccuparti, è normale. La verità è che non stai diventando più alto. Questo è ciò che accade al corpo quando non è soggetto all'effetto della gravità. Il nostro corpo ha uno spazio naturale tra le vertebre e le articolazioni. Sulla Terra questo spazio è quasi completamente compresso a causa della gravità. Nello spazio, invece, il corpo, libero dalla forza di gravità, comincia ad allungarsi. Quindi sì, gli astronauti possono crescere fino al 3% in altezza durante le loro lunghe missioni. Curiosità, proprio per questo motivo, la NASA gli confeziona tute spaziali su misura in modo che gli astronauti abbiano sempre spazio in più nelle loro tute. Una volta sulla Terra, però, l'effetto antigravità si esaurisce. Probabilmente i poveri astronauti passano qualche giorno indossando dei pantaloni capri prima che la tuta si adatti di nuovo al loro corpo. A volte ho immaginato una porta d'aereo aprirsi durante il volo e i passeggeri venir risucchiati nell'atmosfera come piume. Scommetto che anche qualcun altro ha avuto un pensiero simile salendo su un aereo. Ora immagina se questo accadesse nello spazio. È risaputo che se un astronauta venisse sbalzato fuori da una camera di equilibrio, rimarrebbe carbonizzato. Tieniti forte perché non solo è vero, ma la realtà è molto peggio. Secondo l'astronauta Chris Hadfield, ecco cosa accadrebbe. La parte del corpo all'ombra raggiungerebbe una temperatura di meno 250 gradi centigradi, mentre la parte del corpo esposta alla luce del sole brucierebbe a circa 250 gradi centigradi. I polmoni collasserebbero e il sangue inizierebbe a ribollire. Quindi bruceresti, congeleresti, smetteresti di respirare e bolliresti contemporaneamente. Che paura! Quante volte hai sentito dire che gli astronauti devono allenarsi ogni secondo di ogni giorno altrimenti svengono? Questo è un vero e proprio mito. Ricordi che prima abbiamo parlato di gravità? A causa dell'assenza di gravità nello spazio, il nostro corpo non deve fare alcun lavoro pesante. I nostri busti non devono sostenere il peso della testa e non dobbiamo fare alcuno sforzo per muovere le gambe, perché nello spazio non si cammina. Immagina di vivere in questo modo per 6 mesi o addirittura un anno. I tuoi muscoli potrebbero trasformarsi in gelatina. Ecco perché gli astronauti si allenano. Si legano e corrono su un tapirulano o fanno sollevamento pesi in una macchina speciale. In questo modo i loro muscoli non sentiranno troppo la mancanza della gravità. Devono però mantenersi idratati. Se fossi un astronauta, chiederei alla NASA di poter portare con me la mia fiaschetta d'acqua super morbida nello spazio. Probabilmente hai sentito dire che lo spazio puzza di bistecca bruciata o salsa barbecue. Per quanto possa sembrare assurdo, questo mito è più vero che falso. Gli astronauti ovviamente non sentono l'odore dello spazio perché non possono togliersi il casco. Di solito sentono un odore quando un veicolo spaziale attracca e apre il portello. A quanto pare la causa di questo odore è la presenza di idrocarburi nello spazio. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Ehi, ti faccio una domanda. Pensi davvero che se gli astronauti volassero alla velocità della luce non invecchierebbero di un secondo? Sapevo che avresti risposto di no. Mettiamo in chiaro alcune cose. Prima di tutto, non sappiamo ancora come far funzionare i veicoli alla velocità della luce. Richiederebbe un'immensa quantità di energia e non abbiamo la tecnologia per farlo. In secondo luogo, anche se riuscissimo a mandare un umano in viaggio alla velocità della luce in una navicella spaziale, questa persona invecchierebbe comunque. In modo diverso rispetto alle persone rimaste sulla Terra, ma invecchierebbe. Pensi davvero che esista l'immortalità? Se hai visto Avatar 1, ricorderai sicuramente che gli umani sono riusciti ad arrivare su Pandora solo perché hanno viaggiato ibernati. In altre parole, hanno congelato i loro corpi, li hanno messi in un letto criogenico e hanno viaggiato per anni senza invecchiare. Sì, sembra incredibile, ma non abbiamo la tecnologia per farlo. Il nostro corpo è fatto principalmente di acqua, giusto? E quando congela, questa si espande. Ecco perché non si dovrebbero mai lasciare delle lattine di bibite nel freezer. Attualmente, se congelassimo il corpo di una persona, l'acqua al suo interno si espanderebbe, danneggiando tessuti e organi. Quindi no, non possiamo fare un viaggio interstellare ibernati. Non ancora, almeno.
Ecco un'idea folle. Cosa succederebbe se un astronauta portasse un drone con sé in una passeggiata spaziale? A meno che non si tratti di un drone progettato dalla NASA, forse l'oggetto si congelerebbe e brucierebbe, come gli umani nello spazio senza tuta. Ma ehi, si può sognare, no? Houston, abbiamo buone notizie. Un gruppo di esseri umani selezionati è stato intervistato per salire a bordo della prima vacanza commerciale nello spazio. L'agenzia spaziale ti ha dato un sondaggio a cui rispondere. Vogliono sapere cosa metteresti in valigia per questa avventura spaziale. In base alle tue risposte, potresti essere uno dei prescelti. Ora, che ne dici di dare un'occhiata insieme a questa lista? Matite! Non ci avrei mai pensato, ma ha senso! La leggenda narra che gli Stati Uniti abbiano speso milioni di dollari per cercare di progettare una penna che funzionasse nello spazio. Poiché la mancanza di gravità è un fattore enorme, intendo dire ineluttabile, della vita nello spazio, le penne non funzionano. L'inchiostro non scorre verso il basso come sulla Terra. Si è scoperto che le matite vanno bene. In questo modo potrete fare dei cruciverba con gli altri turisti spaziali o anche fare qualche disegno della vostra avventura. Non dimenticare mai di mettere in valigia uno spazzolino da denti, naturalmente. Secondo gli astronauti veterani, gli spazzolini da denti sono così semplici, ma la loro tecnologia è sufficiente per lo spazio. Se si dovesse spremere una bottiglia d'acqua all'interno di una navicella spaziale, le molecole d'acqua galleggerebbero in piccole bolle. Ma se si bagna lo spazzolino, questo trattiene naturalmente l'acqua al suo interno, mantenendola umida per accogliere il dentifricio. Oh, stavo per dire calzini! Sono contenta che tu mi abbia preceduta. Ecco due cose. Primo, nello spazio non si cammina molto. Le persone non tendono a toccare troppo il suolo lassù. In secondo luogo, lo spazio non è il posto migliore per mostrare il proprio stile di moda. Gli astronauti tendono a usare abiti speciali quando sono là fuori. E non sarà diverso per te che sei in vacanza nello spazio. I calzini, quindi, terranno i piedi al caldo e al riparo, ma saranno anche il simbolo del tuo interesse per la moda. Magari un giorno indosserai un calzino con la faccia sorridente, mentre l'altro giorno sceglierai un calzino a tema Grinch. Naturalmente i calzini sono molto utili a bordo di un aereo, soprattutto per l'aria condizionata. La prossima volta che vado al mini market mi ricorderò di comprare delle salviette umidificate. Ecco cosa ci serve per i viaggi nello spazio. I viaggiatori spaziali esperti le adorano. E non sono state nemmeno inventate dalla NASA, eh? Poiché l'acqua non è ammessa all'interno di un'astronave, l'opzione migliore sono le salviette umidificate. Meglio ancora se profumate. Gli astronauti usano persino diversi tipi di salviette. Comprano quelle per disinfettare e quelle da usare sul corpo. Assicurati di sapere come distinguerle quando sarai lassù. C'è una leggenda popolare che dice che la NASA abbia inventato il velcro, ma la verità è che si tende a pensare che tutto ciò che viene usato nello spazio sia stato inventato dalla NASA per uno scopo molto intelligente e specifico, ma non è così. Il velcro è stato inventato per motivi banali negli anni 50 da un'azienda svizzera. Viene usato dai viaggiatori spaziali perché funziona come oggetto di scena antigravitazionale. Non cancella la gravità, ovviamente, ma è possibile incollare al velcro oggetti di uso quotidiano per poi appenderli alle pareti dell'astronave. È un sistema molto intelligente, ma è meglio portarselo dietro, no? Se si trascorre molto tempo nello spazio, fotografie di casa potrebbero essere utili. Sceglile bene, però, perché la navicella spaziale non è poi così grande. Il resto delle persone a bordo saprà quali foto avrete deciso di portare con voi. Meglio tenere il poster di Harry Styles nella camera da letto terrestre, no? Porta solo foto reali di persone che conosci ed ami. Ho sentito parlare di pizza. Una parte importante dei viaggi e dell'esplorazione di nuovi luoghi è la possibilità di assaggiare cibi dai sapori diversi. Nello spazio questo è un po' più complicato, ma almeno puoi portare con te della pizza. Beh, in realtà dovresti fartela consegnare da una nave cargo. In questo modo gli ingredienti arriverebbero freschi e pronti da mangiare. Non sarebbe la prima volta che le persone nello spazio provano a mangiare cibo spazzatura terrestre. Alcuni astronauti hanno persino mangiato crepes e hot dog. Forse la parte migliore di questo pizza party sarebbe che il cibo inizi a galleggiare. Non è forse un modo molto bello di gustare alcune prelibatezze terrestri? Per quanto capisca, il tuo desiderio di mettere in valigia una toilette in questo viaggio spaziale è praticamente impossibile. Voglio dire, ti capisco, alcune persone sono affezionate alla toilette di casa loro. E una toilette spaziale è tutt'altro che un'esperienza ideale, ma la NASA ha migliorato il suo sistema di toilette e nel corso degli anni è diventato il migliore. Quindi ti dovrà bastare. Ecco qualcosa che porterei anch'io, un computer portatile. Ma a cosa servirebbe nello spazio, ti chiederai?
A quanto pare la Stazione Spaziale Internazionale è dotata di internet, quindi anche se non trascorrerete la maggior parte del viaggio attraccati alla IS, potrai goderti un po' di Netflix nei giorni che trascorrerai laggiù o lassù. A quanto pare c'è internet in tutta la IS. Pazzesco, eh? E a proposito di tempo libero, mi piace che tu prenda con te uno yo-yo. Non so quanto sarebbe efficiente nello spazio, visto che non c'è la gravità a farlo rimbalzare avanti e indietro, ma sarebbe bello vedere come reagisce uno yo-yo in un ambiente privo di gravità. Adoro i puzzle. Anche questo sarebbe sulla mia lista. Immagina di provare a costruire un puzzle che continua a fluttuare nell'aria. Forse dovrai creare un sistema per evitare che i pezzi separati fluttuino senza meta nella navicella, ma immagina che una volta finito il puzzle sembrerà che stia nuotando intorno alla navicella. Non si può mettere in valigia una finestra, ma di sicuro è una parte importante della vita nello spazio. Ricordiamo alcune regole del viaggio. Ogni viaggiatore avrà l'opportunità di fare una passeggiata spaziale durante la sua permanenza nello spazio. Questa è già una cosa enorme, considerati fortunato. Alcuni astronauti d'élite riescono a fare solo una passeggiata spaziale durante la loro intera carriera. Questo perché le passeggiate spaziali sono rischiose, richiedono un grande addestramento. Ma l'addestramento lo avrai quando sarai lassù. Il fatto è che tutti gli altri giorni resterai bloccato all'interno di una scatola di latta galleggiante, quindi le finestre saranno molto utili. Ti aiuteranno a ricordare dove sei. Ti daranno una prospettiva dello spazio e della Terra. Naturalmente dovrai portare la macchina fotografica. In quale altro modo potrai registrare questa esperienza unica nella vita? Assicurati che funzioni all'interno di un aereo o della IS e sarai pronto a partire. Caffè. Non preoccuparti, non c'è bisogno di portarlo in valigia. Fino a poco tempo fa gli astronauti dovevano affidarsi esclusivamente a tazze di caffè preparate all'istante quando si trovavano nello spazio. Ma sei fortunato perché gli esperti di caffè hanno già risolto questo problema. Oggi c'è l'IS Espresso. La macchina è di dimensioni simili a quelle di una macchina da caffè espresso terrestre, ma per berlo i viaggiatori spaziali devono usare una tazza da caffè a gravità zero insieme a una cannuccia. Se si provasse a bere regolarmente il caffè caldo non salirebbe mai su per la cannuccia, al contrario rimarrebbe incollato al fondo della tazza. Devo dire che sono davvero entusiasta di questa invenzione. Infine, perché non portare con sé la chitarra? Ho notato che ci mancava uno strumento musicale. Se si trattasse di un volo convenzionale, potrebbe essere necessario pagare un extra per il bagaglio. Ma visto che è tutto incluso, non facciamo i timidi e portiamo la nostra chitarra. Astronauti come Chris Hadfield portano con sé i loro strumenti musicali quando sono nello spazio. È persino diventato famoso per la sua versione di Space Oddity di Bowie. Al punto che lo stesso Bowie gli ha detto di aver apprezzato la versione di Chris. Aiuta a passare il tempo, ma è anche ottimo per socializzare. Riuscite a immaginare un finto falò nel vuoto dello spazio? Io sì, e sembra super figo. Bene, credo che siamo pronti a partire. Chiamerò personalmente la NASA per chiedere di scegliere te come uno dei fortunati viaggiatori spaziali. Ci vediamo nello spazio, amico!